Recentemente, gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente che potrebbe cambiare l'intero corso dell'esplorazione di Marte. Apparentemente ci sono oceani di acqua liquida sul pianeta rosso. Quindi il futuro sembra promettente. Potremmo utilizzare quest'acqua per supportare le missioni future e persino trasferirci su Marte, dato che non dovremmo preoccuparci di dover reperire questo prezioso liquido. Giusto? Beh, c'è un grande problema. Questi oceani di acqua liquida si trovano dentro Marte, così in profondità che è improbabile che ci arriviamo. Almeno è ciò che sostiene una nuova analisi dei dati sismici raccolti dal lander Mars Insight. Immense riserve di acqua liquida sembrano essere la migliore spiegazione per alcune anomalie sismiche del pianeta rosso. Quindi tutta questa preziosa acqua è fuori dalla nostra portata. Ma dobbiamo trovarla per risolvere l'enigma della storia acquatica del nostro vicino arrossato e polveroso. E la prima cosa che dobbiamo fare è identificare dove si trova l'acqua e quanta ne sta nascondendo il pianeta. Ora i nostri rover si stanno muovendo sulla superficie del pianeta rosso, raccogliendo tutti i dati disponibili sulla geologia superficiale del pianeta. E sta diventando sempre più evidente che Marte fosse un tempo coperto d'acqua. Molti fattori, dai terreni marziani agli antichi laghi asciutti e delta di fiumi, suggeriscono che c'è stato un tempo in cui il pianeta era piuttosto umido. Oggi c'è ancora un po' d'acqua sulla superficie e subito sotto la superficie di Marte, ma è in forma di ghiaccio e non si avvicina minimamente alla quantità di acqua che il pianeta rosso aveva nel passato antico. Per capire quanta ce n'era miliardi di anni fa, dobbiamo capire dov'è finita tutta quest'acqua. Ci sono due luoghi in cui l'acqua potrebbe essere andata: nello spazio o verso l'interno di Marte. Poi potrebbe essersi isolata come riserve liquide o depositi di ghiaccio. Attualmente non abbiamo alcun modo di misurare quanta acqua si sia dispersa, ma ora finalmente possiamo scoprire di più sul nucleo viscoso del pianeta rosso. Tutto grazie al lander Mars Insight. Ad oggi non è più operativo, ma da novembre 2018 a dicembre 2022 ascoltava i ronzii e i borbottii e monitorava l'attività sotto i suoi piedi. Il fatto è che le onde acustiche, generate dall'attività sismica profonda all'interno del pianeta, possono cambiare in base alla composizione e alla densità del materiale attraverso cui si propagano. E gli scienziati possono ottenere molte informazioni analizzando il comportamento delle onde sismiche. In questo caso hanno utilizzato un modello simile a quelli impiegati per mappare i giacimenti petroliferi sotterranei e le falde acquifere sul nostro pianeta. Poi, con l'aiuto di questo modello, hanno analizzato i dati raccolti da Insight su Marte. Hanno scoperto che la miglior spiegazione potrebbe essere che ci fosse uno strato di rocce fratturate le cui crepe erano riempite d'acqua, profondamente sotto la superficie del pianeta rosso. Quello strato potrebbe trovarsi a una profondità di 11-19 km. Ecco perché sarebbe estremamente complicato per le future missioni raggiungerlo. Eppure, la nuova scoperta potrebbe aiutarci a comprendere il ciclo dell'acqua marziano. Confermare l'esistenza di un ampio serbatoio di acqua liquida può offrirci uno sguardo su quale fosse il clima su Marte in passato o come potrebbe essere un giorno. E se un tempo Marte avesse avuto molta acqua, sarebbe potuto essere abitabile in passato e potrebbe diventarlo in futuro. L'acqua è cruciale per la vita come la conosciamo. Quindi i serbatoi d'acqua sotterranei sul pianeta rosso potrebbero già essere abitabili. Forse mentre stiamo parlando, minuscoli microorganismi o persino alcune creature tentacolari stanno vivendo la loro vita nel comfort della loro casa sotterranea. Sulla Terra, miniere profondissime ospitano vita. Il fondo dell'oceano, con le sue immense pressioni incredibili, non è nemmeno privo di vita. Finora non abbiamo trovato alcuna prova di vita su Marte, ma per ora sembra che questo luogo abbia il potenziale per sostenerla. I dati di Insight hanno mostrato che probabilmente non c'è molto ghiaccio d'acqua nella crosta superiore del pianeta, almeno nella regione intorno al lander. Ma se dovesse risultare che c'è uno strato ricco d'acqua più in profondità sotto la superficie e che si estende intorno a tutto il globo del pianeta, allora ci sarebbe abbastanza acqua per riempire antichi bacini oceanici e anche di più. Marte non è l'unico luogo fuori dalla Terra dove c'è acqua o dove potremmo un giorno trovarla.
Prendete per esempio la cara e vecchia Luna. Sul satellite naturale della Terra, l'acqua può essere trovata su tutta la superficie. Ma non è l'acqua che potreste immaginare. Sulla Luna, l'acqua si trova per lo più sotto forma di ghiaccio ed è distribuita in modo irregolare. Ad esempio, i poli della Luna sono le regioni che non ricevono mai la luce solare. Questo è il motivo per cui sono estremamente freddi. Quindi non c'è da meravigliarsi se lì c'è molto ghiaccio. Il ghiaccio in queste aree è spesso anche mescolato con il suolo lunare e si nasconde profondamente sotto la superficie. Poi c'è Encelado, la sesta luna più grande di Saturno. In realtà non è così grande, misura solo 500 km di diametro. In altre parole, questa luna è abbastanza piccola da poter entrare all'interno dell'Arizona. Oh, dovremmo provare a farlo! Sorprendentemente, quando la sonda spaziale Cassini è arrivata per la prima volta su Saturno, i ricercatori si aspettavano che Encelado fosse una palla congelata di ghiaccio. Ma ciò che hanno visto sono stati pennacchi di particelle ghiacciate e vapore acqueo che eruttavano dai geyser sulla superficie della Luna. Era chiaro che c'era un oceano enorme tra il nucleo roccioso della Luna e il suo guscio di ghiaccio. Poi c'è la Luna di Giove, Europa. Gli scienziati pensano che questo mondo sia uno dei luoghi più promettenti del Sistema Solare quando si tratta di cercare nuove forme di vita. Questo perché Europa ha un enorme oceano di acqua salata profondo da 64 a 161 km. E anche se si trova sotto uno strato di ghiaccio che è probabilmente spesso da 16 a 32 km, è comunque potenzialmente abitabile. Gli astronomi credono che dei pennacchi d'acqua possano erompere dalle fessure nella crosta di ghiaccio e rilasciare nello spazio i contenuti dell'oceano della Luna. La temperatura, la pressione e la chimica sono molto diverse su Europa e gli astronomi non sono ancora sicuri di come si comporti il ghiaccio lì. Questa è la ragione principale per cui non hanno ancora capito quanto siano profondi o vasti i serbatoi d'acqua su Europa e quanto tempo impieghino a ricongelarsi. Ma tra tutti i luoghi dove potremmo trovare acqua nell'universo, il più bizzarro è probabilmente lo spazio aperto. Nel 2011, due team di astronomi scoprirono una nube d'acqua che fluttuava liberamente tra le stelle. Era il più grande e il più lontano serbatoio d'acqua mai rilevato. Quindi, questa enorme nube di vapore acqueo circonda un buco nero, ma non un buco nero qualsiasi. Si tratta di un quasar situato a 12 miliardi di anni luce dalla Terra. Le condizioni intorno a questo quasar devono essere davvero speciali per creare una quantità così enorme di acqua. Questa nube contiene 140 trilioni di volte il volume di tutta l'acqua sulla Terra. È abbastanza per dare a ogni persona sul pianeta tanta acqua quanto quella di un intero pianeta 20.000 volte. Suona incredibile, vero? Ma c'è qualcosa di ancora più straordinario. Gli astronomi pensano che questa nube d'acqua si sia formata solo 1 miliardo e 600 milioni di anni dopo l'inizio dell'universo stesso. Questa scoperta è un'ulteriore prova che l'acqua è stata presente in tutto l'universo anche nei suoi primi giorni. Ma ecco il colpo di scena. Fino a quando non l'hanno trovata, gli scienziati non avevano mai rilevato vapore acqueo così indietro nel tempo. Certo, c'è acqua nella nostra galassia della Via Lattea, ma la maggior parte è congelata in ghiaccio. Questa scoperta espande davvero i confini di ciò che sappiamo sull'acqua nell'universo. Guarda quel tipo muscoloso laggiù con la pelle arancione. Si è rilassato su Marte per un bel po'. Ecco perché sembra che abbia usato l'auto abbronzante della tonalità sbagliata. Tutti i carotenoidi contenuti in carote, patate dolci, peperoni, pomodori e zucche lo proteggono dai raggi UV. Più ne mangia, più diventa arancione. E per quanto riguarda la sua robustezza, è tutta colpa della gravità marziana. La gravità lì fa percepire il peso in modo diverso. Ad esempio, se una persona pesa 68 kg sulla Terra, su Marte non peserà più di 25 kg. Quindi mangiare tanto può aiutare a ridurre il divario tra gravità e peso. Mercurio è tutta un'altra cosa. Di giorno è più caldo dell'asfalto, ma di notte è più freddo del castello di Elsa. Bisogna essere fatti di metallo con un alto punto di fusione per poter sopravvivere lì. Noi umani saremmo fritti, letteralmente. Anche se Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, Venere è il più caldo. Vuoi sapere com'è la vita su Venere?
Beh, prima di tutto sarebbe come vivere sul gemello cattivo del Sole. La temperatura lì si aggira in media intorno ai 466 gradi centigradi. Sopravvivere al calore estremo di Venere è una sfida per la maggior parte delle specie terrestri. Solo pochi eletti sono in grado di sopportare temperature bollenti, mentre altri si precipitano da Starbucks per prendere un caffè latte freddo al comparire dei primi raggi di sole primaverili. Nessun umano può evolversi abbastanza da sopravvivere su Venere. Le uniche creature che potrebbero prosperare lì sono probabilmente i tardigradi e quegli strani individui che mettono la salsa piccante su tutto. Cosa sono i tardigradi? Minuscole e adorabili creature simili a bruchi, che possiedono una notevole resistenza. Possono sopportare acque bollenti, profondità marine e il vuoto gelido e buio dello spazio. Di recente sono stati inclusi in uno studio scientifico a bordo di una navicella spaziale, che purtroppo si è schiantata sulla Luna. Gli scienziati ipotizzano che i tardigradi possano essere sopravvissuti all'impatto. Ti piacerebbe trasformarti in tardigrado e vivere su Venere? Ma passiamo ai giganti gassosi. Guarda questo tizio di Saturno. Ha le pinne e non le braccia, e dei piccoli fori senza padiglioni auricolari esterni al posto delle orecchie. La maggior parte di questo gigante gassoso è più fredda del cuore di un ex, con una temperatura di circa meno 140 gradi centigradi. Non ci si può camminare, ma ci si può trasformare in una palla di neve o in un cristallo di ghiaccio. La situazione su Giove è simile, quindi probabilmente trasformarsi in una foca per rilassarsi lì non è una cattiva idea. Per non parlare di Nettuno e Urano, sono giganti di ghiaccio senza superficie solida. Quindi quei tipi con gli artigli affilati che si vedono nei film? Beh, non ce ne sono. Inoltre questi due non sono esattamente ospitali per la vita. Meglio rimanere a mangiare patate dolci su Marte. La gente si ferma in autostrada, esce dalla macchina e alza la testa con meraviglia. Nelle città scendono tutti in piazza. I balconi e i tetti delle case sono pieni di persone che fissano la luna, sorprese. È rossa. Alcuni gridano alla fine del mondo, altri cercano riparo. In effetti sembra che la luna, sempre bianca, sia stata cosparsa di vernice rossa. Non devi spaventarti, però, se vedi uno spettacolo simile. Al contrario, goditi il panorama perché stai assistendo a un raro fenomeno astronomico, un'eclissi lunare totale. Ecco il Sole. Si trova al centro del nostro sistema solare. Mercurio, Venere, la Terra e la Luna. La Terra impiega 365 giorni per orbitare attorno al Sole. La Luna, invece, ruota attorno alla Terra e completa il suo giro in 27 giorni. La Terra crea una zona d'ombra e talvolta la Luna la attraversa. L'ombra è a forma di cono e si restringe gradualmente. La Luna si trova a 384.000 km di distanza, una lunghezza uguale a 9 volte l'equatore. A questa distanza la larghezza dell'ombra è circa 2,6 volte la larghezza della Luna. Quando la Luna si trova in questa zona, non viene raggiunta dalla luce solare. Insomma, non si dovrebbe vedere, invece diventa rossa. Questo perché i raggi del Sole attraversano l'atmosfera terrestre, si disperdono e la maggior parte della luce blu scompare. Ma i raggi rossi e arancioni vanno oltre, fino a colpire la superficie della Luna. Ed ecco il fenomeno noto come luna di sangue. A proposito, questa curvatura della luce si verifica al tramonto e all'alba. L'atmosfera disperde la luce blu e il cielo diventa rosso e arancione. Se ti trovassi sulla superficie della Luna durante un'eclissi lunare totale, il pianeta Terra sarebbe esattamente tra te e il Sole. Quindi osserveresti un'eclissi solare. Vedresti la superficie della Terra completamente oscura, la corona del Sole a illuminare i bordi del pianeta. La Terra vista dalla superficie della Luna ha quasi le stesse dimensioni della Luna vista dalla Terra. Le eclissi rosse di Luna sono rare perché devono concorrere diversi fattori. Uno di questi è che la Luna deve essere piena. Di solito ogni anno possiamo vedere due eclissi lunari totali. Nel 2038 però potrai vederne quattro. Le eclissi di questo tipo possono durare fino a 108 minuti, durata tuttavia rara. L'ultima volta che abbiamo osservato una luna di sangue così lunga è stata nel 2000. Molti anni fa le persone non conoscevano così tante informazioni sul nostro satellite, quindi si spaventavano quando vedevano la luna rossa. Era presagio di guai. Chi era a conoscenza di quando si verificavano le eclissi poteva trarne vantaggio.
Ad esempio, Cristoforo Colombo aveva un almanacco astronomico e sapeva quando si sarebbero verificate le eclissi lunari. Quando ha predetto la luna rossa, ha spaventato gli abitanti delle isole caraibiche. C'era una volta la luna, una palla di lava rossa. Siamo parecchio indietro nel tempo, 4,5 miliardi di anni fa. Questo è il nostro sistema solare. È pieno di polvere e asteroidi che si scontrano continuamente, come in un biliardo spaziale. Questa è la Terra. Sta appena iniziando a raffreddarsi dopo aver subito un impatto costante di asteroidi e comete. Ma poi all'orizzonte appare Theia, un pianeta grande quanto Marte. Ha un'orbita caotica e si avvicina alla Terra muovendosi a spirale. La collisione era inevitabile ed è così che ha avuto luogo uno dei più grandi incidenti nel nostro sistema solare. Theia colpì la Terra ad angolo, provocando il distacco di parte della crosta terrestre e lanciandola nello spazio. La Terra, a sua volta, inglobò parte del pianeta che l'aveva speronata. I detriti della collisione hanno fatto il giro della Terra per molto tempo. Formavano una specie di anello, quasi come quello di Saturno. I detriti in orbita si sono scontrati e accumulati attorno a un baricentro comune. Ed è così che la Terra ha avuto la sua luna. C'è una teoria secondo cui questa collisione ha contribuito a formare la vita sul nostro pianeta. Theia ha colpito la Terra con un angolo perfetto. Se l'incidente fosse avvenuto frontalmente, entrambi i pianeti si sarebbero distrutti in una massiccia esplosione. Se l'impatto fosse stato tangente, non ci sarebbero stati abbastanza detriti nell'orbita terrestre per formare la Luna. Insomma, abbiamo avuto la carta vincente. La Luna ha stabilito la rotazione terrestre. La collisione ha frantumato la crosta solida del pianeta e ha permesso la formazione degli oceani. L'acqua è la base della vita. Quando i nuclei della Terra e di Theia si sono fusi, abbiamo ottenuto una potente magnetosfera che protegge gli organismi viventi dalle radiazioni solari. La Luna, insieme al Sole, controlla le maree. La sua gravità attira l'acqua dalla superficie terrestre. Il Sole fa la stessa cosa. Cioè, se immaginassimo la Terra come una palla d'acqua, ci sarebbero due montagne, una dalla parte della Luna e una dalla parte del Sole. E mentre la Luna si muove intorno alla Terra, questa montagna d'acqua si muove con essa. Se fossi in mare aperto con un metro a nastro, vedresti che la Luna attira l'acqua verso di sé di 10-15 centimetri. La Luna è in rotazione sincrona con la Terra, ecco perché ci mostra sempre un solo lato, come Mercurio e il Sole. Ma la Luna non è ferma. Si allontana gradualmente dal nostro pianeta di circa 4 centimetri all'anno. Non succederà rapidamente, ma in circa 600 milioni di anni si sarà ridotta così tanto nel nostro cielo che non saremo più in grado di vedere le eclissi lunari. Vedi questo cratere? È Tycho. Si vede quando la Luna è piena, grazie a questi raggi luminosi che si estendono per migliaia di chilometri dal suo epicentro. Tycho è il cratere più giovane della Luna. Gli scienziati affermano che si è formato a seguito di un impatto di un meteorite circa 109 milioni di anni fa. A quel tempo sul nostro pianeta c'erano i dinosauri, che potrebbero aver assistito all'impatto. Molto probabilmente è stato accompagnato da una grande esplosione, come degli enormi fuochi d'artificio. L'umanità ama esplorare la Luna. Ci sono state organizzate un sacco di missioni. Sulla superficie della Luna hanno messo piede un totale di 12 persone. La forza gravitazionale è 6 volte inferiore a quella terrestre lì. Quindi, se una persona media sul nostro pianeta pesa circa 80 kg, sulla superficie della Luna peserebbe solo 13 kg, come un cane di taglia media. Ecco perché gli astronauti si muovevano, saltavano e cadevano in modo così strano lì. Sulla superficie della Luna saresti 6 volte più forte. Qui sulla Terra una persona media può sollevare circa 60 kg, mentre sulla Luna potresti sollevare una moto o un grizzly. La superficie della Luna è ricoperta di regolite, la polvere lunare che copre il terreno solido. Questa polvere preserva molto bene le impronte. Ecco l'impronta più famosa, che ha dato vita a tante folli teorie. Questa invece è la scarpa che l'ha lasciata, ma la scarpa è completamente piatta. La spiegazione è facile. Per poter camminare sulla superficie lunare, gli astronauti indossavano stivali sopra le scarpe, che hanno esattamente il tipo di suola che ha lasciato questi segni. Oltre alle impronte, sulla Luna abbiamo lasciato un sacco di oggetti affascinanti. Rover lunari, una pallina da golf, bandiere e rifiuti. Ci sono anche molti satelliti rotti e parti di razzi. In tutto, ci sono circa 187.000 kg di oggetti fatti dall'uomo, pari al peso di 3 aerei passeggeri o 31 elefanti adulti. In futuro, le missioni sulla Luna verranno riprese. Nuovi lander esploreranno la superficie del nostro satellite per trovarvi risorse naturali.
La Luna è un ottimo posto per testare i nuovi rover. E poi verrà costruita una specie di stazione spaziale internazionale nell'orbita della Luna. Il Lunar Orbital Platform Gateway sarà una comoda piattaforma per esplorare il nostro satellite e lanciare veicoli spaziali nello spazio lontano. Partendo da lì, le navicelle non dovranno consumare quasi tutto il loro carburante per superare la forza di gravità terrestre. Quindi con questa stazione si risparmierebbero soldi e carburante. Gli scienziati sperano di estrarre l'acqua dalla superficie della Luna. È stato dimostrato che c'è ghiaccio per lo più sul fondo dei crateri, dove la luce del sole non arriva. Forse ci manderemo un rover per scavare qualche metro in superficie alla ricerca di acqua. L'umanità ha già la tecnologia per costruire una colonia sulla Luna. Ci vorrebbero 3 giorni per arrivarci. Abbiamo solo bisogno di portare lì abbastanza pannelli solari e materiali da costruzione. Sulla Luna non c'è atmosfera, quindi i potenziali abitanti lunari sarebbero indifesi contro le radiazioni solari. Dovremmo costruire case sotterranee per proteggerci. Con le moderne stampanti 3D sarebbe facile e veloce. Tuttavia, le scorte di cibo e acqua potrebbero essere garantite solo con forniture costanti dalla Terra. Lo stesso vale per l'ossigeno. Ogni lancio di razzi costa milioni di dollari, quindi per ora la colonizzazione della Luna è fuori discussione. La Luna potrebbe diventare anche un luogo spaziale turistico. Immagina, dalla Terra parte un'astronave. 3 giorni in viaggio e sei in orbita attorno alla Luna. Il modulo lunare si sgancia e atterri in superficie. Cavalchi il rover, esplori i crateri e poi torni al lander. I motori si avviano, il lander ti riporta in orbita. Attracchi con la nave e torni sulla Terra. Wow, suona grandioso come progetto di vacanza. Spero che tu ti senta riposato perché ho un compito difficile per te. Non preoccuparti, sarà divertente. Visiterai diversi pianeti del nostro sistema solare e proverai a correre su ciascuno di essi. Scopriamo dove potrai correre più velocemente e dove riuscirai a malapena a camminare. L'uomo più veloce della Terra, Usain Bolt, può correre a una velocità media di circa 38 km orari e la massima velocità che ha mai raggiunto è stata di 43 km orari. Purtroppo noi non siamo Usain Bolt. In media una persona può correre a una velocità compresa tra i 10 e i 13 km orari. Ma esiste un pianeta su cui potresti battere il record del famoso velocista giamaicano? Prima di tutto, cosa influenza la tua velocità quando corri su un pianeta? La gravità. La sua forza determina il tuo peso. E nella maggior parte dei casi, più pesante sarai, più lentamente correrai. Inoltre, su tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare dovrai indossare un'ingombrante tuta spaziale. Senza, le possibilità di sopravvivenza sono pari a zero. E non dimenticare le condizioni meteorologiche estreme sulla maggior parte dei pianeti. Ci saranno il gelo, il caldo rovente o sarà molto, e dico molto, ventilato. Ad ogni modo, il tuo viaggio sta per iniziare. Il primo pianeta sul tuo itinerario è Mercurio. Mentre dai una sbirciatina dal finestrino della tua navicella, noti che il pianeta sembra stranamente simile alla Luna. Ma solo pochi istanti dopo ti rendi conto che era un'illusione. Su tutta la superficie vedi crateri lasciati dalle rocce spaziali. Questo, oltre alla tua ingombrante tuta spaziale, potrebbe rendere il tuo compito di correre su questo pianeta molto più difficile. Ma non sopravviveresti su Mercurio senza la tua tuta protettiva. Le temperature sul pianeta sono estreme, 427 gradi centigradi di giorno e meno 179 gradi centigradi di notte. Hey! C'è una cosa però che può tornarti utile su questo pianeta ostile. Diciamo che pesi 70 kg sulla Terra. Beh, su Mercurio peseresti circa 26 kg. Il che significa che, nonostante la tua ingombrante tuta, potresti muoverti molto più velocemente di quanto tu faccia sulla Terra. Forse potresti persino raggiungere i 21 km orari. Il prossimo pianeta sul tuo itinerario è Venere, chiamato anche la Stella del Mattino. Mentre ti avvicini, vedi un mondo molto diverso dal pianeta bluastro che potresti aver visto nei libri. Prima di atterrare, devi attraversare la sua super densa atmosfera, composta da anidride carbonica. E mentre la navicella scende, attraversi dense nubi di acido solforico. Venere è spesso detto gemello della Terra, perché entrambi i pianeti hanno dimensioni e densità simili. Non c'è da stupirsi che su Venere peseresti quasi quanto sulla Terra, 63 kg. Quindi peseresti un po' meno, ma c'è sempre la tuta spaziale.
Eppure, a causa delle condizioni quasi identiche sui due pianeti, saresti in grado di correre un po' più veloce che sulla Terra, a circa 14 km orari. La tua prima impressione di Marte è che è gelido. La temperatura media qui è di circa meno 62 gradi centigradi. Anche da lontano il pianeta appare rossastro e, una volta atterrato sulla sua superficie, capisci perché. Il terreno è coperto di polvere color ruggine e la stessa polvere sottile fluttua nell'aria intorno a te. Ovunque guardi, vedi sfumature color oro, marrone, marrone chiaro e verdastro. Dipende dai minerali che compongono il suolo. Lo spessore dello strato di polvere varia da area ad area, ma sulla maggior parte della superficie raggiunge circa i 2 metri. Correre qui potrebbe essere impegnativo. Su Marte il tuo peso sarebbe molto minore rispetto a quello sulla Terra, solo 26 kg. Pesando meno, raggiungeresti la velocità impressionante di 19 km orari. Ti senti veloce, eh? Ma cosa vedo all'orizzonte? Sembra un tornado. È una tempesta di polvere. Corri! Le tempeste di polvere possono coprire l'intero pianeta e quelle più grandi si possono persino vedere dalla Terra. E ora abbiamo un altro problema da affrontare. Vedi, Giove, così come Saturno, è un gigante gassoso. Ciò significa che il pianeta più grande del Sistema Solare, e Giove è così grande che potrebbe inghiottire ben 1300 Terre, non ha alcuna superficie solida. Dovrai usare la tua immaginazione per capire a che velocità potresti correre su Giove. Questo pianeta ha un'atmosfera composta da idrogeno ed elio. Durante la discesa attraversi spesse nuvole marroni, gialle, rosse e bianche. Queste nuvole rendono il pianeta colorato e gli donano le sue belle strisce. Su Giove peseresti 177 kg. Con indosso la tua goffa tuta spaziale faresti fatica persino a camminare, sempre se potessi calpestare la superficie del pianeta, ovviamente. Se provassi a correre, potresti forse arrivare a una velocità tra 1,6 e 3 km orari. A peggiorare le cose, su Giove c'è molto vento, con raffiche che raggiungono dai 322 ai 644 km orari. Vedi quegli anelli? Quello è Saturno, un altro gigante gassoso senza superficie solida. È composto principalmente da idrogeno ed elio, e la sua temperatura e densità cambiano man mano che ci si avvicina al nucleo. Se decidessi di lasciare la tua navicella e di camminare sulla superficie di Saturno, cadresti dentro il pianeta. Ma dall'alto sembra che Saturno abbia una superficie. La sfera marrone-giallastra apparentemente solida è circondata da diversi strati di nuvole. Lo strato esterno è costituito da nubi di ammoniaca. Sotto ci sono nubi di idrosolfuro di ammonio e lo strato più interno è costituito da nuvole d'acqua. Anche se Saturno è un gigante gassoso, il tuo peso non cambierebbe di molto, circa 75 kg. Questo perché la sua gravità è simile a quella terrestre. Ma a causa delle condizioni lì e della tua tuta spaziale, correresti più lentamente, a una velocità di circa 6 km orari. Prima di andare via, ammiri la caratteristica più famosa di Saturno, gli anelli grigi, beige e marrone chiaro. Questi piccoli gruppi di anelli sono composti di pezzi di roccia e ghiaccio. Vedi anche molte delle 53 lune di Saturno. Oh, quella è Titano, una luna ghiacciata più grande della nostra luna e persino di Mercurio. È la seconda luna più grande del Sistema Solare. Il prossimo pianeta sul tuo itinerario è una palla di ghiaccio e gas blu-verde. Sto parlando di Urano, il gigante di ghiaccio. Ha questa bella tonalità perché la luce del Sole è riflessa dalla superficie del pianeta. Urano non è un pianeta solido. Frena! Se la tua navicella spaziale non riuscisse a fermarsi in tempo, voleresti attraverso l'alta atmosfera e affonderesti nel centro liquido e gelido del pianeta. Dubito che saresti in grado di condurre il tuo esperimento lì. Quindi immaginiamo come sarebbe. Su Urano il tuo peso sarebbe di circa 62 kg e contro ogni previsione potresti effettivamente raggiungere una buona velocità, circa 13 km orari. Sempre se non venissi risucchiato da un uragano, ovviamente. In estate, quando su Urano fa più caldo, si verificano tempeste estreme e gli uragani possono estendersi per più di 9650 km. Il pianeta più lontano dal Sole, Nettuno, è 4 volte più grande della Terra, ma 17 volte più pesante. La superficie blu che vedi quando ti avvicini è in realtà uno strato di gas vorticoso e nuvole permanenti.
Il mantello del pianeta, composto da acqua, ammoniaca e ghiaccio di metano, è anche la sua superficie. Quindi, no, non c'è alcun terreno solido su cui camminare. Ancora una volta proveremo a usare l'immaginazione. Su Nettuno peseresti un po' più di quanto non pesi sulla Terra, 79 kg. Ma la tua velocità sarebbe un po' inferiore rispetto a quella sulla Terra, circa 8 km orari. Per oggi abbiamo finito. Su quale pianeta ti è piaciuto correre di più? Da tempo gira voce che la NASA stia progettando una penna capace di funzionare a gravità zero, a temperature estreme, persino sott'acqua, e su ogni superficie, a testa in giù o in ambienti surriscaldati fino a 300 gradi. Si dice che la NASA abbia speso milioni, se non miliardi, di dollari per lo sviluppo della penna nel giro di 10 anni. Il problema è che le normali penne a sfera, in assenza di gravità e di peso, non funzionano, perché senza gravità l'inchiostro non riesce a scorrere fino alla sfera. La pressione, anzi, causava la perdita dell'inchiostro dalla penna. In realtà gli astronauti hanno sempre usato le matite, però le matite sono di legno, un materiale che può incendiarsi. Pessima idea nei veicoli spaziali, in ambienti in cui l'atmosfera è al 100% di ossigeno. Quindi di una penna speciale c'è davvero bisogno. Le voci però lasciano il tempo che trovano, e infatti la NASA non ha creato né speso una fortuna per questa penna. Tutto cominciò negli anni 60, quando l'azienda Fisher Pen Company di Chicago spese più di $1 milione per quasi 10 anni per creare una penna pressurizzata. L'idea era di fornirle alla NASA, per permettere agli astronauti di scrivere a gravità zero. Alla fine riuscirono a realizzare una penna capace di scrivere a temperature estreme, da meno 35 a 120 gradi centigradi, il che non è male, vero? La penna fu brevettata nel 1966. Un anno dopo, al termine di vari test, la NASA fornì le penne agli astronauti delle missioni Apollo. Nonostante tutto, le voci secondo cui la NASA avrebbe sprecato un'enorme quantità di soldi per lo sviluppo delle penne spaziali è circolata per decenni. La verità è nota da altrettanti decenni, eppure le voci continuano a circolare. Quasi tutti i film di fantascienza ci hanno convinti che tutto ciò che avviene nello spazio sia accompagnato da suoni spettacolari. Non è vero. Nello spazio nessuno può sentirti urlare. E sai perché? Perché non c'è aria nello spazio, naturalmente. C'è il vuoto, e le onde sonore nel vuoto non viaggiano, quindi non possono raggiungere i nostri timpani, farli vibrare e inviare segnali al cervello. Meglio così, però, specialmente per gli astronauti impegnati in missioni extraveicolari. Se nello spazio ci fossero rumori, il suono delle tempeste solari sarebbe assordante. Un'altra credenza popolare molto diffusa è che le comete abbiano tutte una lunga coda luminosa. Nella realtà, le comete sono molto difficili da individuare, perché solitamente sono lontane dalle stelle, e lì, nel buio del cosmo, sono totalmente inerti e completamente congelate. La coda compare solo quando la cometa si avvicina a una stella e inizia a surriscaldarsi. Questo processo porta alla formazione di una sorta di mini atmosfera attorno alla cometa, la cosiddetta chioma, e una scia di vapore, detta coda. La coda è sempre rivolta dal lato opposto rispetto alla stella, perché il vapore viene spinto lontano dalla radiazione e dal vento solare. A seconda della posizione della cometa, la coda a volte può persino precederla, più che seguirla. Ora parliamo dell'anno luce. La parola anno ci fa credere che si parli di tempo. Invece, l'anno luce misura la distanza. Per definizione, un anno luce è la distanza totale percorsa da un fascio di luce, in linea retta, nel corso di un anno. Siccome la luce viaggia a circa 300.000 km al secondo, un anno luce equivale a qualcosa come 10 trilioni di chilometri. Dai, il calcolo è facile. Si dice spesso che nello spazio non ci sia la gravità, e in effetti vediamo sempre gli astronauti fluttuare quasi senza peso all'interno della stazione spaziale. Ma la realtà è un po' diversa. La gravità è una delle forze fondamentali dell'universo. È la forza che tiene la Luna in orbita attorno a noi e la Terra attorno al Sole, e che tiene il Sole ancorato al suo posto nella Via Lattea.
quella che provano gli astronauti nella ISS è propriamente detta microgravità, o anche gravità ridotte. La gravità sulla stazione spaziale è infatti solo del 10% più debole di quella sulla superficie terrestre. Gli astronauti però sono continuamente in caduta libera. La stazione spaziale infatti, e tutto ciò che contiene, è in caduta continua, ma non verso il basso, bensì lungo l'orbita del nostro pianeta. Questo movimento fa sì che gli oggetti all'interno della base sembrino fluttuare senza peso, o che gli astronauti riescano a sollevare oggetti pesantissimi con la punta delle dita. La microgravità viene detta spesso gravità zero, ma si tratta di due cose molto diverse. A noi il Sole sembra sempre infuocato, o almeno è così che ci appare. Nella realtà, però, la nostra stella è un'enorme sfera di gas. Sono le reazioni nucleari al suo interno che lo fanno sembrare infuocato. Ogni secondo, miliardi di tonnellate di idrogeno vengono convertite in altrettante tonnellate di elio. Questo processo rilascia immense quantità di energia, in forma di raggi gamma, i quali a loro volta diventano raggi luminosi. In altre parole, il Sole emette sì luce e calore, ma non è affatto infuocato. Non essendoci ossigeno, non può esserci il fuoco. Un astronauta esploderebbe se si togliesse la tuta spaziale durante un'attività esterna. Beh, in realtà se si togliesse la tuta durante una passeggiata spaziale, gli effetti sarebbero molto meno spettacolari. Anzitutto, dopo circa 15 secondi in assenza di ossigeno, nello spazio senza protezioni, l'astronauta perderebbe i sensi. Ma prima ancora, dovrebbe espirare quanta più aria possibile fuori dai polmoni, altrimenti l'ossigeno al loro interno li danneggerebbe. Dopo, privato della sua tuta spaziale, un vero e proprio guscio protettivo, la pressione interna al suo corpo crollerebbe, per non parlare di tutti gli altri problemi. Quindi non esploderebbe, ma di certo avrebbe ben poco tempo per mettersi in salvo. I buchi neri sono giganteschi, spaventosi aspirapolvere cosmici. O così si dice. In realtà, un buco nero è qualcosa di più complesso. Non sono certo predatori, anzi, sono totalmente inerti. Solo quando un altro corpo celeste si avvicina, l'immensa gravità del buco nero fa il suo lavoro. Una volta superato un certo limite, il corpo celeste viene disintegrato. Se al posto del Sole ci fosse un buco nero, l'orbita terrestre non cambierebbe. Di molto diverso sulla Terra ci sarebbe la temperatura, non ci sarebbe il vento solare e il nostro pianeta non sarebbe soggetto a tempeste magnetiche. Tutto questo ipotizzando che il buco nero abbia la stessa massa del nostro Sole. In questo caso, la Terra dovrebbe avvicinarsi molto al buco nero per rischiare di essere risucchiata all'interno. Il lato oscuro della Luna è stato osservato più di 50 anni fa dalla missione Apollo 13, ma ancora oggi lo si immagina davvero oscuro. In realtà è semplicemente il lato della Luna che non è mai rivolto verso la Terra, ma è in tutto e per tutto identico al resto del nostro satellite. Il Sole infatti illumina tutti i lati della Luna, solo che dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia della Luna, a causa di un fenomeno detto rotazione sincrona. Nel corso di miliardi di anni, ripetiamolo insieme, miliardi di anni, l'attrazione gravitazionale tra la Terra e il suo satellite ha influenzato le rispettive orbite e anche la velocità con cui entrambi si muovono. Siccome la Terra è molto più grande della Luna, la rotazione di quest'ultima è rallentata, fino a raggiungere un punto di equilibrio che fa sì che la Luna completi una rotazione attorno al suo asse nello stesso tempo che impiega per compiere un'orbita completa attorno alla Terra. Venere viene spesso definito il nostro pianeta gemello. È vero che la Terra e Venere hanno praticamente le stesse dimensioni, la stessa massa e la stessa composizione. Anche la gravità è simile. Quella di Venere è il 91% di quella terrestre. Vale a dire che se sulla Terra pesi 75 kg, su Venere ne peseresti poco meno di 70. Da qui a definire Venere il nostro gemello, però ce ne passa. L'atmosfera su Venere è 100 volte più densa della nostra e la sua temperatura di superficie è la più calda di tutto il sistema solare, 455 gradi Celsius, abbastanza per fondere il piombo o bruciare una pizza. Venere non ha acqua né vita. Inoltre, ruota in senso inverso rispetto a tutti gli altri pianeti del sistema solare, Terra inclusa. Ecco sfatato anche il mito secondo cui Mercurio è il pianeta più caldo del sistema solare. Eh sì, il più prossimo al Sole, ma Venere è ben più caldo. Sulla Terra cadono più asteroidi di quanto tendiamo a immaginare, ma non si tratta di collisioni apocalittiche, anzi, la stragrande maggioranza degli impatti non li notiamo nemmeno.
Gli asteroidi che incrociano la nostra orbita vengono detti oggetti near Earth. Quando cadono in superficie, di solito si disintegrano a contatto con l'atmosfera e non sono certo una minaccia per il nostro pianeta. Sono troppo piccoli. Comunque, dalle 40 alle 80 tonnellate di detriti cosmici cadono ogni anno sulla Terra. Sono per lo più minuscoli asteroidi e meteore, dette bolidi, di solito non più grandi di 20 metri di diametro. Minuscoli quindi? Beh, pare di sì. Ci concentriamo così tanto sul cercare la vita su Marte, quando abbiamo una gemma che aspetta di essere esplorata. Questo pianeta è il sesto più lontano dal Sole e il secondo più grande del Sistema Solare. Si trova dietro Giove. Sto parlando di Saturno, o come lo chiamano a volte, il gioiello del Sistema Solare. È completamente diverso dalla Terra. Prima di tutto, sarebbe impossibile starci in piedi. Mentre la Terra è composta da roccia e altre sostanze dure, Saturno è composto principalmente da gas. Se fosse possibile immergere Saturno in una piscina, vedremmo il pianeta galleggiare nell'acqua. Non c'è da stupirsi, Saturno è il pianeta meno denso del Sistema Solare. Contiene anche molto elio, il gas che si usa per gonfiare i palloncini per farli librare in aria. Saturno è un pianeta molto ventoso. I venti sono 4 volte più forti rispetto a quelli sulla Terra. Lì un giorno dura 10 ore e 14 minuti, perché il pianeta gira sul suo asse abbastanza velocemente. Ma di contro, la sua rivoluzione intorno al Sole è più lenta. Un anno equivale a 29 anni terrestri. Il raggio di Saturno misura circa 58.000 km, quindi è 9 volte più grande del nostro pianeta. Se la Terra fosse grande come una moneta, Saturno sarebbe grande come una palla da pallavolo. Sebbene anche altri pianeti del nostro sistema solare abbiano degli anelli, quelli di Saturno sono i più spettacolari. È possibile ammirarli anche dalla Terra. E no, non bisogna essere uno scienziato con attrezzature costose, serve solo un piccolo telescopio. Gli anelli di Saturno non sono solidi, ma fatti di polvere, roccia e ghiaccio. Alcuni frammenti sono piccoli come granelli di sabbia, mentre altri sono grandi come una casa o una montagna. Sono frammenti di asteroidi, comete e lune, disintegratisi prima di raggiungere Saturno, probabilmente a causa della potente attrazione gravitazionale del pianeta. Saturno ha più di 50 lune. Recentemente gli scienziati hanno scoperto un'insolita attività idrotermale su una di esse. Encelado è la sesta luna più grande di Saturno. Vicino a un suo polo è possibile notare 4 lunghe depressioni. I ricercatori hanno scoperto che lì sotto c'è un oceano. Acqua e ghiaccio fuoriescono da lì. Quindi c'è vita là fuori? Negli oceani della Terra alcune forme di vita si riuniscono intorno a simili bocche idrotermali. Si nutrono di sostanze chimiche, proprio come fanno le piante con la luce del sole. E non solo! Alcune delle più antiche forme di vita microbica del nostro pianeta si nutrono della stessa energia prodotta sotto la superficie dell'oceano su Encelado. Potrebbe significare che una primitiva forma di vita si sta sviluppando lì adesso. Naturalmente ci vorranno milioni di anni per far apparire anche gli organismi più semplici, ma gli scienziati sperano serva un tempo inferiore per trovare forme di vita più complesse. Nello spazio esistono milioni di esopianeti e gli scienziati sono alla ricerca di quelli abitabili. Gli esopianeti orbitano intorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare. Le stelle nane sono più piccole e meno luminose del Sole. A volte vivono per più di 10 miliardi di anni. Una grande occasione per sviluppare la vita, no? È un tempo sufficiente per gli organismi a formarsi ed evolversi. La vita potrebbe apparire su pianeti che orbitano intorno a queste stelle nane o, come nel caso di Saturno, su una delle loro lune. Ecco Gliese 876b, che orbita intorno alla stella nana rossa Gliese 876. Questo pianeta è un mistero, ma gli scienziati suppongono che sia un gigante gassoso. Si ritiene che la sua atmosfera non abbia nubi, ma potrebbe esserci acqua in forma liquida sulla superficie. T-Gardens B orbita intorno a una nana rossa che dista 12 anni luce da noi. La massa del pianeta è di poco superiore a quella della Terra. Gli scienziati credono abbia una superficie rocciosa. Il pianeta ha bisogno di 5 giorni per completare la sua orbita. Ciò significa che un anno su T-Gardens B dura meno che una settimana sulla Terra. Più lontano c'è un altro pianeta potenzialmente abitabile, chiamato Kepler 1638b. Ok, per essere più precisi, è a 3.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cigno. Questo pianeta è 4 volte più pesante della Terra e 2 volte più grande. Il periodo di rivoluzione intorno alla sua stella è di 260 giorni.
La gravità su questo pianeta è più forte di quella della Terra. Non sarebbe facile saltare sulla sua superficie. Ma ecco un altro Kepler. Questa volta si tratta di Kepler-62e, un pianeta grande una volta e mezzo la Terra. Gli scienziati ritengono che abbia un'atmosfera calda, umida e ospitale, con cieli nuvolosi. Dista 1200 anni luce dalla Terra e impiega 122 giorni per orbitare intorno alla sua stella, una nana rossa. Il suo vicino, Kepler-62f, è un altro pianeta potenzialmente abitabile. Più grande della Terra di circa il 40%, gli scienziati pensano che sia coperto d'acqua. Gli oceani del nostro pianeta sono pieni di creature interessanti e di organismi di tutte le dimensioni. Quindi è probabile che anche questo pianeta nasconda degli esseri viventi intriganti, o almeno ha il potenziale per sviluppare forme di vita. Quando diciamo abitabile, non intendiamo che c'è già vita lì, ma che ci sono le condizioni per svilupparla. LHS 1140b è un pianeta situato in una zona potenzialmente abitabile. A differenza dei suoi compagni gassosi, è solido e roccioso. Il raggio del pianeta è il 60% più grande di quello della Terra e ha una massa 7 volte più grande. È uno dei pianeti più densi che siano stati scoperti. Dato che ha una grande massa, l'atmosfera deve essere piuttosto densa. Inoltre, la gravità è molto più forte che sulla Terra. Ecco perché sarebbe problematico stare in piedi su quel pianeta. Saluti da TRAPPIST-1, una nana ultrafredda nella costellazione dell'Acquario. Si trova a circa 39 anni luce da noi. 7 pianeti rocciosi delle dimensioni della Terra orbitano nella zona abitabile della stella. Tutti possono potenzialmente avere dell'acqua sulla loro superficie. La temperatura su questi pianeti è più o meno simile a quella della Terra. Sulla Luna la gravità è il 16% di quella sul nostro pianeta. Ecco perché gli astronauti riuscivano a malapena a controllare i loro movimenti quando l'hanno visitata. Ma per quanto riguarda la gravità sui pianeti TRAPPIST-1, ci staremmo bene e a nostro agio. Ed ecco ancora Kepler. Questa volta si tratta di Kepler-452b. È un pianeta roccioso del 60% più grande della Terra. La sua stella madre è simile al Sole. Questo pianeta ha trascorso circa 6 miliardi di anni nella sua zona abitabile. La Terra, invece, solo 4,5 miliardi di anni. Questo pianeta ha bisogno di 385 giorni per orbitare intorno a Kepler-452. La stella è il 20% più luminosa del nostro Sole, ma ha la stessa temperatura. Per raggiungere Kepler-452 sono necessari ben 28 milioni di anni luce. E che dire di KOI-7711.01? È un altro pianeta intrigante a 1700 anni luce da noi. È grande solo il 30% più della Terra e riceve quasi la stessa quantità di calore che noi riceviamo dal Sole. In futuro gli umani potrebbero iniziare a colonizzare la galassia in cerca di nuovi pianeti su cui vivere. Allora dovremo certamente fare viaggi molto lunghi. E forse un giorno raggiungeremo Proxima Centauri. È una stella vicina che ha un paio di pianeti che potenzialmente potremmo abitare, come Proxima Centauri B, e ha più di 4 anni luce dalla Terra, che non sembrerebbe poi così lontano, ma in realtà lo è. Impiegheremmo circa 6300 anni per arrivarci, se usassimo le tecnologie disponibili al giorno d'oggi. Ci vorrebbero molte generazioni per fare un viaggio del genere, e ci vorrebbe ancora più tempo per colonizzare quel nuovo mondo. Le persone nascerebbero e crescerebbero sulle navi spaziali, vivrebbero lì, senza mai vedere né la Terra né il pianeta verso cui sono dirette. Invece di alberi, montagne e fiumi, ci sarebbe solo il buio delle galassie a estendersi davanti a loro. Non potrebbero mai camminare lungo strade sconosciute, respirare aria fresca, sentire il vento. L'unico posto in cui potrebbero viaggiare sarebbe un'altra zona della nave. Certamente un tale viaggio non sarebbe semplice, ma ne varrebbe la pena se gli uomini riuscissero a costruire dei mondi belli come quello sulla Terra. Sarà possibile? Solo il tempo lo dirà. Sopravvivere nello spazio? Noi umani possiamo riuscirci, se equipaggiati a dovere. Le tute spaziali sono necessarie per sopravvivere al vuoto spaziale. Senza tute spaziali, gli astronauti sono confinati all'interno delle stazioni spaziali e in futuro nei moduli abitativi lunari o marziani. La NASA ha a disposizione vecchie tute spaziali pronte per le camminate spaziali o per le missioni di riparazione della Stazione Spaziale Internazionale.
La NASA, con la sua missione lunare Artemis, sta progettando nuove tute spaziali unisex. Con un budget stimato di $250 miliardi, queste nuove tute risulteranno meno ingombranti di quelle vecchie e più alla moda. Ma oltre all'uomo, quali altre creature sono in grado di vivere nello spazio? Beh, tre animali sono stati mandati nello spazio e sono tornati sani e salvi. Andiamo a conoscerli. Due cani, Belka e Strelka, nel 1960 hanno trascorso un giorno in una navicella spaziale russa e sono finiti sulle prime pagine di tutti i giornali. Gli Stati Uniti hanno portato in orbita uno scimpanzé di nome Ham. Ham è rimasto nello spazio per 16 minuti. Quello che viene definito spazio è una zona che inizia a circa 100 km sopra il livello dell'oceano. Ham, con indosso la sua tuta, ha eseguito alla perfezione la procedura impartita. È stato persino inserito nella International Space Hall of Fame di Alamogordo, New Mexico. I tardigradi, invece, possono vivere nello spazio. I tardigradi, o orsi d'acqua, sono marroni e assomigliano a minuscoli grizzly. Sono una delle specie più piccole a essere dotate di zampe. Ne hanno ben 8. Solo alcune specie di tardigradi sono dotate di occhi. La loro dimensione media è di circa 0,5 millimetro, quindi è possibile osservarli con una lente d'ingrandimento. Basta cospargere un po' d'acqua su uno strato di muschio e verranno fuori. Prendendo come unità di misura la lunghezza del loro corpo, possono spostarsi di una lunghezza al secondo camminando e di due lunghezze correndo. Le uova dei tardigradi sono facili da individuare perché bianche e brillanti. L'Agenzia Spaziale Europea ha portato degli orsi d'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale, lasciandoli nello spazio per ben 10 giorni. Sono sopravvissuti senza aria, acqua, in un vuoto quasi perfetto, esposti alle radiazioni solari, al freddo e al calore estremo. Non sembra divertente, vero? Quando vengono inseriti in un contesto estremo, i tardigradi si affidano al loro esoscheletro per proteggersi. Come osservato in alcuni test di laboratorio, questo esoscheletro potrebbe sopportare una pressione immensa, pari a oltre 6.100 kg per centimetro quadrato. I tardigradi sono stati persino congelati per 30 anni e una volta riportati a temperatura ambiente si sono rianimati e sono riusciti comunque a riprodursi. Mentre cerchiamo la vita nello spazio o esploriamo Marte, queste forme di vita resistenti alle condizioni più estreme diventano essenziali da capire. Se riescono a sopravvivere a qualsiasi condizione ambientale, possiamo immaginare che ci sia vita ovunque nello spazio, giusto? Gli estremofili sono forme di vita che possono trovarsi in numerosi ambienti ostili, per esempio quelli di altri pianeti. La grotta di Movile, in Romania, potrebbe benissimo sembrare un ambiente alieno. Tutta la vita sulla Terra, sulla superficie della Terra, è basata sul carbonio. Gli atomi di carbonio agiscono da blocco universale a cui gli atomi di idrogeno, ossigeno e azoto si collegano per formare le molecole che compongono le cellule degli organismi viventi. Questo non succede nella grotta di Movile. Questa grotta è stata chiusa almeno 2,5 milioni di anni fa. L'acqua che risale attraverso la roccia calcarea ha formato un lago, che consiste in un mix di acido solfidrico, estremamente velenoso e corrosivo, e ammoniaca. Quali forme di vita potrebbero vivere in questo brodo tossico? Quelle a base di zolfo. Un intero ecosistema che riesce a vivere senza luce né fotosintesi. La catena alimentare è basata sulla chemiosintesi batterica, microorganismi che mangiano sostanze chimiche a base di zolfo. Nell'ambiente decisamente ostile della grotta di Movile sono state trovate ben 33 specie di creature a base di zolfo: gamberi, scorpioni, millepiedi, lumache, eccetera. Questa grotta è un incredibile mondo alieno proprio nel sottosuolo terrestre. Se queste creature sono riuscite a sopravvivere in queste condizioni ambientali sulla Terra, cosa potremmo trovare nello spazio? Batteri. I batteri e i funghi possono vivere nello spazio. I batteri formano la base della catena alimentare. È stato dimostrato che sono in grado di vivere nello spazio quando negli anni 80 i cosmonauti della stazione spaziale Mir informarono il centro di controllo che una strana patina stava crescendo sugli oblò della stazione, riducendo la loro visuale della Terra. Dopo un'accurata ispezione, si scoprì che si trattava di batteri e funghi. La struttura degli oblò, realizzati in quarzo, veniva danneggiata dai microorganismi che crescevano sulla superficie.
Anche alcuni cavi in rame erano stati danneggiati da una specie di funghi. Per finire, in alcune parti esterne della Mir è stata registrata anche la presenza di MUF. La stazione spaziale era sotto attacco da parte di microorganismi. Gli scienziati presero la cosa molto seriamente e iniziarono a indagare. Anche in un ambiente sterile come lo spazio, i batteri riescono a proliferare in assenza di altri microorganismi. Le radiazioni cosmiche, estremamente nocive per l'uomo, possono aiutarli a mutare e adattarsi alle condizioni dello spazio. I batteri sembravano avere una velocità di riproduzione più alta nello spazio che sulla Terra. Alcuni anni dopo, anche gli Stati Uniti decisero di condurre un esperimento batterico sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ricoprirono delle rocce con vari batteri e li alloggiarono fuori dalla stazione spaziale. Incredibilmente, molti dei batteri presenti sulle rocce resistettero alle condizioni estreme. Un ceppo chiamato OU-20 riuscì a sopravvivere oltre un anno e mezzo. Poi il Giappone portò avanti un altro esperimento sempre sulla ISS. Il braccio robotico del modulo giapponese Kibo posizionò tre pannelli ricoperti con il batterio Deinococcus radiodurans, o più brevemente D-radiodurans. Questo batterio riuscì a sopravvivere nello spazio per ben 3 anni. Lo scienziato a capo dell'esperimento giapponese calcolò che il batterio avrebbe potuto resistere circa 8 anni, un tempo abbastanza lungo per andare e tornare da Marte 4 volte. Questi esperimenti sollevano un paio di domande interessanti. Possiamo ipotizzare che la vita sulla Terra sia arrivata da un agente esterno? Più precisamente, potrebbe essere stato un meteorite con un batterio a far nascere la vita sulla Terra? Improvvisamente, quella che per anni era stata solo un'idea per film e racconti di fantascienza è diventata un'ipotesi plausibile, fino a quando non è stato trovato il meteorite marziano. L'Antartide è il posto ideale per cercare meteoriti a causa della calotta di ghiaccio che lo ricopre. Il ghiaccio nella regione di Allan Hills, in Antartide, è bloccato a causa della forma della montagna circostante. In questa zona il ghiaccio sublima, cioè passa dallo stato solido a quello gassoso, saltando quello liquido. Il processo di sublimazione lascia scoperti i meteoriti caduti nel corso del tempo nella regione. Cacciatori di meteoriti si muovono a bordo di motoslitte cercando questi reperti per raccoglierli, con le pinze, senza mai toccarli per non contaminarli, imbustarli, numerarli e registrarli, indicando la posizione e qualsiasi altra notizia pertinente. In questo modo è stato trovato il meteorite ALH84001, proveniente da Marte. Considerando che la Terra viene colpita da circa 17 meteoriti al giorno, moltiplicando questo numero per migliaia di anni, possiamo avere un'idea del numero complessivo. Quasi ogni angolo del globo è stato interessato da un impatto. A distanza di 11 anni l'una dall'altra, due case sulla stessa strada a Weathersfield, Connecticut, si sono ritrovate con i tetti perforati da rocce spaziali del peso di 500 grammi. Nonostante tutto, sono solo 126 i meteoriti identificati provenienti dal pianeta rosso. ALH84001 proveniva da Marte. Gli scienziati lo sanno perché gli Stati Uniti sono atterrati su Marte e hanno analizzato la composizione delle rocce e della sua atmosfera. ALH84001 conteneva gli stessi gas dell'atmosfera di Marte e una composizione chimica simile a quella delle sue rocce. Il meteorite, però, conteneva anche qualcos'altro, una forma di vita fossilizzata. Ci si è chiesto a lungo se fosse o meno una forma di vita batterica fossilizzata o piuttosto un prodotto chimico. Gli studi condotti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale confermano che i batteri possono vivere a lungo nello spazio, quindi è del tutto possibile che alcuni batteri riescano a sopravvivere a un viaggio così incredibile. Il rover statunitense Perseverance, attualmente attivo su Marte, ha recentemente trovato molecole organiche nelle rocce marziane. Si tratta di atomi di carbonio e idrogeno. Solamente quando queste rocce arriveranno sulla Terra saremo in grado di stabilire con certezza se gli elementi contenuti siano stati prodotti da organismi viventi o da reazioni chimiche. Per scoprirlo dovremo aspettare il 2030. La ricerca della vita su Marte, però, continua. Gli studiosi sono convinti che Marte non sia l'unico posto dove è possibile trovare forme di vita aliene. Anche Europa, una luna di Giove, è un'ottima candidatura.
candidata. Interamente coperta da chilometri di spesso ghiaccio, Europa potrebbe avere un oceano di acqua salata sotto la calotta ghiacciata. La copertura isolante del ghiaccio, combinata con possibili processi termici interni al nucleo di Europa, potrebbe riscaldare l'acqua dell'oceano nascosto. La missione Europa Clipper si propone di cercare conferme a questa teoria. La sonda ospiterà a bordo 9 strumenti per l'osservazione e lo studio della luna gioviana. Nel corso dei 45 sorvoli programmati, verranno analizzate sia la struttura e formazione della superficie che la composizione chimica di quel misterioso materiale rossastro espulso sulla superficie di ghiaccio dall'oceano sottostante, per esempio. Cosa potrebbe essere? Una specifica miscela chimica? O una creatura marina invertebrata tipo gamberi e pesci? Una forma di vita simile a quella nella grotta di Movile? I resti di un narratore del lato positivo? Restate sintonizzati! Potrebbe sembrare una scena di un film di fantascienza o un dipinto, ma in realtà sono dei filmati di Marte. Il pianeta è noto per essere di un color ruggine brillante. Strati di roccia e polvere, costituiti da minerali ricchi di ferro, ricoprono la superficie. Infatti, per lo più, la polvere su Marte è ossido di ferro, galleggia nell'atmosfera e crea quella foschia ramata intorno al pianeta. Ma su Marte ci sono altre cose sorprendenti, come queste macchie blu sulla superficie. Sembra un mare di dune scolpite dal vento, vaste circa 30 chilometri. Gli astronauti hanno trovato queste dune sulla calotta polare settentrionale. È una regione che copre un'area grande quanto il Texas. Queste dune blu, scolpite dai venti, formano delle lunghe linee intrecciate. I venti qui sono implacabili e forti e trasformano la superficie sterile del pianeta in paesaggi di grande bellezza. Questi venti vengono influenzati da fattori diversi, come ad esempio le fluttuazioni di temperatura e il modo in cui circola l'atmosfera. Su Marte l'atmosfera è molto sottile, questo è il motivo per cui probabilmente l'acqua liquida non può esistere per molto tempo. Ecco perché, anche se Marte è la metà del nostro pianeta, ha la stessa quantità di terraferma, e la sua atmosfera sottile è la ragione per cui il vento è eccezionalmente forte e veloce, spostando la sabbia e formando queste dune. Su Marte, di solito, i venti si muovono a 16-32 km all'ora. Ad ogni modo, anche se a noi quelle dune sembrano blu, non lo sono. Le macchie bluastre rappresentano le parti più fredde, mentre le regioni più calde sono giallastre e arancio. Le immagini facevano parte di una serie di foto rilasciate per celebrare il 20° anniversario di Odyssey, una sonda in orbita attorno a Marte. Su tutta la superficie di Marte ci sono numerose dune. Alcune si sono formate 1 miliardo di anni fa, come quelle nella regione Valles Marineris, e non sono mai mutate, perché sia la pressione atmosferica che gli schemi del vento sono sempre rimasti gli stessi. Ma alcune cose cambiano. Ad esempio, alcune dune si ricoprono di brina, formando una serie di disegni scuri. E questo avviene a causa del gelo che va e viene a seconda della stagione. Marte ha 4 stagioni, come la Terra, ma sono lunghe il doppio, perché Marte ha bisogno di circa 2 anni terrestri per orbitare attorno al Sole. Le stagioni sono più rigide nel sud del pianeta. Durante l'inverno australe, il pianeta è più lontano dal Sole. Marte si muove abbastanza lentamente e la sua orbita è ellittica, diversa rispetto a quella terrestre, che è quasi circolare. La primavera su Marte è una stagione con molte tempeste di sabbia che iniziano in una parte del pianeta, diventando poi enormi, tanto da ricoprire l'intero pianeta. Ogni pianeta del nostro sistema solare ha qualcosa di speciale. Giove, ad esempio, non è solo il pianeta più grande, più del doppio di tutti i pianeti messi insieme, ma ha anche l'oceano più grande nel sistema solare. Giove è composto da elementi simili al Sole, cioè principalmente elio e idrogeno. Nelle parti più profonde della sua atmosfera, la temperatura e la pressione aumentano. Ecco perché il gas idrogeno viene compresso e si trasforma in liquido. Ed è così che si è creato questo oceano, fatto appunto di idrogeno, non di acqua. C'è una teoria secondo cui da qualche parte a metà strada dal centro di Giove la pressione aumenta così tanto che gli elettroni vengono espulsi dagli atomi di idrogeno. Ciò consente al liquido di condurre l'elettricità con la stessa efficacia della maggior parte dei metalli. Giove ruota velocemente, il che crea delle correnti elettriche e un campo magnetico molto forte. Ma come gigante gassoso, il pianeta non ha una superficie solida. I vortici e le strisce sul pianeta sono fatte di nuvole fredde e vento di acqua e ammoniaca. Giove ha anche l'iconica grande macchia rossa, una tempesta gigante di nuvole colorate che girano in senso antiorario,
Lì i venti sono molto più veloci di qualsiasi uragano sul nostro pianeta. La grande macchia rossa è leggermente cambiata nel tempo ed è attualmente più grande del nostro pianeta. Precisamente è 1,3 volte più larga della Terra. Gli scienziati hanno scoperto che le sue radici si estendono per più di 320 km nell'atmosfera di Giove. Un normale ciclone tropicale che vediamo sul nostro pianeta può estendersi per soli 15 km dall'alto verso il basso. In questi giorni la macchia rossa sta diventando più piccola, ma anche più alta. Giove ha anche molte lune e un paio di anelli, ma a differenza di quelli di Saturno sono deboli e fatti principalmente di polvere, non di ghiaccio. Inoltre, sotto la superficie della più grande luna di Giove, Ganimede, c'è un oceano salato. È nascosto sotto una spessa crosta ghiacciata. È probabile che contenga più acqua di tutta quella sulla superficie terrestre. Si pensa che questo oceano sia profondo circa 100 km, 10 volte in più del punto più profondo sul nostro pianeta. Giove e Saturno contengono 10 milioni di tonnellate di pietre preziose. La pressione all'interno delle loro atmosfere può effettivamente trasformare il carbonio in piccoli diamanti. Se sottoponessi questi diamanti a temperature e pressioni estreme, potrebbero sciogliersi, risultando probabilmente in una pioggia di diamanti. All'inizio il nostro sistema solare era una nuvola vorticosa di gas e polvere. Poi si sviluppò in un disco rotante con una stella al centro. Quasi tutti i pianeti del nostro sistema si muovono in senso antiorario attorno al Sole. Venere è l'unico a ruotare in senso orario e Urano ruota su un fianco. Probabilmente si muovono in maniera diversa perché molto tempo fa si sono scontrati con degli asteroidi che li hanno buttati fuori rotta. C'è una possibilità che Venere possa essere stato un pianeta abitabile. Non è sicuramente un posto in cui vorremmo vivere, con quelle nuvole di acido solforico e la fortissima pressione atmosferica. È 90 volte più forte di quella terrestre. Poi, se ci aggiungiamo le alte temperature, le condizioni su Venere sono molto sfavorevoli per noi umani. Con 462 gradi Celsius, Venere è più caldo di Mercurio, anche se più lontano dal Sole. Questo accade perché c'è troppa anidride carbonica intrappolata nella sua atmosfera che a sua volta trattiene il calore, il che fa aumentare le temperature. Ma delle simulazioni hanno mostrato che circa 700 milioni di anni fa Venere potrebbe essere stato un bel posto con temperature moderate e acqua liquida. Le condizioni erano abbastanza simili a quelle che abbiamo ora sulla Terra. Urano non è un gigante gassoso, ma è fatto di ghiaccio. Nella sua atmosfera c'è il metano, che fa sembrare il pianeta blu. Ha 27 lune, due serie di anelli e molto ghiaccio nell'atmosfera. Un giorno su Urano dura poco più di 17 ore. Ecco quanto tempo impiega il pianeta per completare una singola rotazione sul proprio asse. Ma la sua inclinazione è così pronunciata che la maggior parte delle volte uno dei due poli è puntato verso il Sole. Ecco perché la durata del giorno al polo nord è di quasi 6 mesi. E un anno su Urano è lungo 84 anni terrestri. Se vivessi su Urano e vicino al suo polo nord, vedresti il Sole per ben 42 anni. Sarebbe la sua estate. Dopo questo periodo il Sole tramonterebbe e dovresti vivere per altri 42 anni nell'oscurità. Sarebbe l'inverno del pianeta. Nettuno è il pianeta gassoso più distante e piccolo. La gravità qui è simile a quella sulla Terra, ma non saresti in grado di stare sulla sua superficie. È gassosa, non solida. Tritone, la più grande tra le lune del pianeta, orbita attorno a Nettuno in modo insolito. Si muove all'indietro rispetto alle altre lune. Anche Titano sta lentamente avanzando a spirale verso Nettuno. Un giorno, tra miliardi di anni, è probabile che venga fatto a pezzi, a causa delle forze gravitazionali, e diventi solo un anello. Questo anello continuerà ad essere tirato verso l'interno fino a quando non si schianterà sul pianeta. Plutone è un pianeta nano, e un anno qui dura 248 anni terrestri. Anche se non è più considerato neanche un pianeta, Plutone ha molte cose interessanti da offrire, tipo le montagne fluttuanti. I ghiacciai di azoto su Plutone contano diversi picchi, ciascuno largo diversi chilometri. Si pensa che siano frammenti di ghiaccio d'acqua proveniente dagli altopiani circostanti. Il ghiaccio di azoto è più denso dell'acqua ghiacciata, quindi gli scienziati pensano che queste colline di ghiaccio d'acqua galleggino in un mare di azoto ghiacciato, un po' come gli iceberg nell'oceano artico sulla Terra. Siamo su un'astronave, lanciata nel cosmo alla velocità di 290.000 km al secondo, quasi la velocità della luce. Mettiamoci comodi, perché il viaggio sarà decisamente lungo, poco più di 90 anni. Per non annoiarci, sarà meglio entrare nella capsula criogenica.
Il motivo per cui abbiamo intrapreso questo viaggio lungo quasi un secolo, a velocità luce, è scoprire di più su un nuovo esopianeta, scoperto di recente. Negli anni sono stati individuati moltissimi esopianeti, ma questo potrebbe aiutarci nella ricerca di vita extraterrestre. Il pianeta ha un aspetto sferico, di colore blu scuro, e il suo nome è una sigla lunga e complicata. Ha circa le stesse dimensioni di Nettuno e orbita attorno a una piccola stella di classe M, ovvero una stella nana rossa. Questo pianeta è 8 volte più vicino alla sua stella rispetto alla distanza Terra-Sole, eppure non è affatto ricoperto di oceani di magma e lava. Anzi, la sua temperatura media è piuttosto bassa, simile a quella della Terra. Questo perché una stella nana rossa è molto più fredda del nostro Sole. Ma ancora più interessante è l'atmosfera del pianeta, che consiste di vapore acqueo. Oppure elio o idrogeno. Non lo sappiamo ancora bene, le ricerche sono tuttora in corso. Ma se fosse vapore acqueo, sarebbe una notizia clamorosa. Significherebbe che forse lassù ci sono forme di vita, perlomeno microorganismi. Un altro motivo per cui gli scienziati tengono d'occhio questo pianeta è la sua origine. Scoprire in cosa consiste l'atmosfera del pianeta vorrebbe dire anche capire come un oggetto simile si sia formato attorno a una stella nana rossa, un mattoncino in più nella nostra comprensione dell'universo. Certo, se anche scoprissimo che questo pianeta ospita la vita, non potremmo mai raggiungerlo per studiarlo da vicino. Ma forse c'è un altro pianeta, molto più vicino a noi, che ospita la vita. Proprio qui, nel nostro sistema solare. Nel 2020, gli scienziati rilevarono tracce di sostanze gassose nell'atmosfera di Venere, residui chimici di fosfina, una scoperta sensazionale, perché la fosfina è una sostanza associata al ciclo vitale dei microbi. Tra l'altro la si trova anche nell'organismo dei pinguini, e subito qualcuno ha immaginato che i buffi uccellini siano arrivati da Venere. Naturalmente non è vero, la fosfina si trova spesso nei terreni fangosi e paludosi. Perciò la presenza di fosfina nell'atmosfera di un altro pianeta era una scoperta inaudita, anche perché è quasi impossibile che forme di vita possano trovarsi su Venere, date le altissime pressioni e temperature del pianeta. Ma in alto, nel cielo di Venere, le condizioni sono meno ostili, quindi forse ci sono dei microbi. Però su Venere ci sono anche numerosi vulcani attivi e le tracce di fosfina sono state forse prodotte da eruzioni vulcaniche. Se così fosse, è probabile che su Venere non ci sia alcuna forma di vita. Le ricerche sul nostro pianeta gemello, comunque, vanno avanti. Noi invece torniamo nello spazio profondo. Negli ultimi 20 anni, gli scienziati hanno scoperto numerosi esopianeti, più o meno lontanissimi da noi. Alcuni orbitano attorno a stelle nane, altri a stelle giganti. Alcuni invece sono soli soletti, non sembrano orbitare attorno ad alcuna stella, vanno alla deriva nel cosmo. Curiosamente, finora non è stato scoperto alcun sistema planetario simile al nostro sistema solare. Tutti gli esopianeti scoperti finora orbitano a distanze diverse dalle loro stelle. Hanno massa e dimensioni diverse da quelle dei pianeti solari. Esopianeta significa proprio pianeta esterno al sistema solare. Tra loro ci sono anche le superterre. Un pianeta dalla massa da 2 a 10 volte quella terrestre, grande non più del doppio e riscaldato dalla sua stella, è detto superterra. Ma le somiglianze finiscono qui. Una superterra può essere rocciosa o gassosa, fatta di ghiaccio, fuoco, acido o diamanti. Finora nessuna superterra risulta avere le condizioni ideali per la vita, o almeno per la nostra, dato che il nostro organismo si è evoluto e adattato solo all'ambiente terrestre. Sulle superterre si sa poco altro. Sono pianeti dalla massa molto grande ed estremamente attivi. Insomma, non ci sarebbe molto da divertirsi su uno di loro. Sono pianeti costantemente sconvolti da eruzioni e terremoti di magnitudo catastrofiche, oppure battuti da tempeste immense. Un giorno su una superterra è peraltro più lungo rispetto alle nostre 24 ore. Immaginiamo che la nostra astronave sia diretta proprio verso una superterra. Guarda, eccone una. Enorme, arancione, maestosa. Indossi la tua tuta spaziale, sei pronto a salire sulla capsula, ma poi cambi idea. Quel pianeta è decisamente poco invitante. Se ci sono forme di vita, deve trattarsi di essere indistruttibili. Noi non lo siamo, quindi meglio cercare un'altra superterra.
Allontanandoci di un paio di anni luce, ecco un altro pianeta forse più ospitale, ma decisamente lontano dalla sua stella. Qui fa talmente freddo che persino le molecole congelano. L'Antartide sembra un paradiso tropicale al confronto di questa super Terra. Proseguiamo allora fino a un pianeta finalmente perfetto, 3 volte più pesante e 2 volte più grande della Terra. Il pianeta è roccioso e forse c'è anche acqua. Scendiamo in superficie sulla nostra capsula e vediamo che aria tira. Fai un passo, le gambe e tutto il corpo d'un tratto ti sembrano pesantissimi. Ti sembra di trasportare un'enorme cesta di mattoni sulla schiena, quasi non riesci a sollevare un piede. La gravità è il tuo problema. Infatti, più un pianeta è pesante, più è forte la sua gravità. Non c'è niente da fare, i tuoi muscoli non sono forti abbastanza. Inoltre, una gravità così forte provoca anche costante attività sismica. Su questo pianeta, terremoti e smottamenti sono all'ordine del giorno. La sua superficie rocciosa muta costantemente. Per colonizzare questo pianeta, dovremmo progettare costruzioni speciali. Lasciamo stare, quindi, allontaniamoci, ma non di molto. La gravità del pianeta è così forte che la capsula quasi non riesce a decollare. Bisogna dar fondo a tutto il carburante rimasto per riuscire a sfuggire alla sua presa e oltrepassare l'atmosfera. Tra l'altro, bisogna fare attenzione ai meteoriti. Una tale forza di gravità attira inevitabilmente tutti i meteoriti, grandi o piccoli, che passano di lì, inclusi asteroidi giganteschi, in rotta di collisione con la superterra. Sul pianeta cadono di continuo sciami di meteoriti, a una tale velocità da provocare veri cataclismi. Nello scenario peggiore, su questa superterra potrebbe verificarsi la paralisi del nucleo, dovuta proprio alla sua gravità. Migliaia di miliardi di tonnellate di roccia finirebbero per schiacciare l'intero pianeta. Ma il nucleo di un pianeta deve sempre muoversi per poter generare il campo magnetico necessario a respingere le tempeste radioattive emesse dalle stelle. Grosso guaio per eventuali forme di vita. Ogni tanto anche la Terra è colpita da tempeste solari potenzialmente pericolose. Basterebbe anche un minimo indebolimento del campo magnetico e resteremmo indifesi. Nel caso della superterra, l'energia della sua stella e le radiazioni dallo spazio profondo renderebbero rapidamente impossibile lo sviluppo della vita. Tutto questo può succedere anche su una superterra teoricamente ideale per la vita, sempre che ne esista una. Quelle scoperte finora sono decisamente inospitali. C'è ad esempio un pianeta così caldo da far evaporare i metalli. Un calore capace di scomporre le molecole anche di materiali solidi. Una superterra più simile a una stella che a un pianeta. Un'altra superterra, invece, è totalmente coperta d'acqua. Non esiste alcuna traccia di terraferma. L'oceano ricopre l'intera superficie, compresi numerosi vulcani attivi. Le continue eruzioni rilasciano miliardi di tonnellate di magma. Il pianeta è talmente pesante che il suo asse è inclinato, al punto che ad ogni rotazione l'acqua scorre da un emisfero all'altro, il che provoca immani tsunami con onde più alte dell'Everest. Per non parlare di una superterra su cui piovono diamanti o acido solforico. Su un altro lontanissimo esopianeta, invece, piove vetro, effetto combinato del calore e della superficie sabbiosa, che l'aria bollente trasforma appunto in vetro. Al confronto di questi pianeti, la Terra è davvero un paradiso, ma chissà, forse qualche strana creatura aliena troverebbe ostile e invivibile il nostro pianeta a confronto col suo. Spazio oscuro, misterioso, freddo. Comete, asteroidi, pianeti, stelle. E qualcosa è in agguato laggiù, ben oltre Plutone. Sì, potrebbe essere il 9° pianeta del nostro sistema solare, l'unico su cui ci interroghiamo da secoli. IRAS, ovvero il satellite astronomico infrarosso, ha raccolto dati interessanti nel 1983 che dimostrano che il pianeta 9 potrebbe esistere davvero. Nessuno ne ha certezza, ma questa scoperta ha permesso di costruire un modello per comprendere meglio questo potenziale pianeta. E nel 2016 gli scienziati hanno scoperto che dei piccoli oggetti spaziali nella fascia di Kuiper orbitavano in modo insolito. La fascia di Kuiper è l'area esterna del nostro sistema solare, un anello a forma di ciambella pieno di corpi che risalgono a quando si stava formando il nostro sistema solare. Puoi trovare questa ciambella oltre Nettuno.
Gli oggetti in quella regione dello spazio hanno orbite strane, quasi come se fossero spinti via da un grosso corpo con una forte gravità. Toc toc, di nuovo il pianeta 9. La teoria afferma che potrebbe essere da 5 a 10 volte la massa del nostro pianeta e fino a 20 volte più lontano di Nettuno. L'unità astronomica è uguale alla distanza tra il nostro pianeta e il Sole. Plutone dista circa 40 unità astronomiche dal Sole, ma il pianeta 9, se esiste, dista dalle 400 alle 800 unità astronomiche. Ci vorrebbero dai 10.000 ai 20.000 anni terrestri perché questo misterioso pianeta compia un unico cerchio attorno al Sole. Questo rende più difficile per noi catturare questo corpo spaziale. Una teoria suppone che il pianeta 9 potrebbe essersi formato tra le orbite di Giove e Nettuno, come il resto dei giganti gassosi del nostro sistema solare. La forza gravitazionale di uno dei due enormi pianeti probabilmente lo ha spinto fuori dalla sua orbita. Oh no! Quindi potrebbe essere stato lanciato più lontano dagli 8 pianeti che conosciamo. All'inizio poteva essere un cumulo di ghiaccio che, col passare del tempo, si sarebbe liberato dai pezzi di roccia e polvere congelati nella sua orbita ed essersi costituito a vero e proprio pianeta. Un'altra teoria afferma che questo potrebbe essere un pianeta che un'altra stella ha perso sul suo percorso vicino al nostro sistema solare. In ogni caso, il pianeta 9 probabilmente non riflette così tanta luce solare dato che è così lontano. E gli astronomi non sono sicuri di dove cercarlo esattamente. Lo spazio è oscuro, misterioso, infinito, chiaro, ma se troviamo il pianeta 9, sarà la prima prova solida che nel nostro sistema solare ci sono più pianeti di quanti pensassimo. Passiamo a un interessante esopianeta situato a soli 90 anni luce da noi. Un esopianeta è un pianeta situato al di fuori del sistema solare. Questo pianeta ha un'atmosfera con nuvole d'acqua. Un anno qui dura 24 giorni terrestri e il pianeta viaggia attorno a una stella nana rossa, molto più debole e più piccola del Sole. Ecco perché, anche se il pianeta è 8 volte più vicino alla sua stella di quanto lo siamo noi al Sole, la temperatura è simile a quella della Terra. Questo esopianeta ha una dimensione simile a Nettuno. È anche meno denso, perché è composto principalmente da gas, a differenza della Terra, che è fatta di roccia. La temperatura media è di 60 gradi centigradi, il che lo rende uno dei piccoli esopianeti più freddi che abbiamo mai scoperto. E più freddo è l'esopianeta, maggiore è la possibilità di trovare nuvole nella sua atmosfera. I ricercatori hanno scoperto più di 4.000 esopianeti, tutti all'interno della Via Lattea, almeno fino ad ora. Per la prima volta, gli astronomi potrebbero aver individuato un pianeta al di fuori della nostra galassia. L'hanno chiamato M51-ULS1. Il pianeta si trova nella galassia Whirlpool, una lontana galassia spirale a 28 milioni di anni luce da noi. Una stella enorme, ma piuttosto giovane, rimase bloccata in una danza gravitazionale con una cosa che poteva essere una densa stella di neutroni, il nucleo collassato di una stella gigante o un buco nero. La compagnia di ballo di questa stella aveva una gravità incredibilmente forte e si stava nutrendo della stella succhiandole il plasma. Poi accadde qualcosa di insolito. Si intromise un oggetto sconosciuto, forse anche delle dimensioni di Saturno, bloccando la visuale dal sistema solare. Ora nessuno può vedere cosa sta succedendo. Ma questo potrebbe potenzialmente essere il pianeta più lontano che abbiamo mai scoperto. C'è un pianeta appena scoperto al di fuori del nostro sistema solare. Grande quanto Giove, orbita attorno a due stelle. Possiamo vederlo dalla Terra e sappiamo che transita attorno a entrambe. L'orbita completa attorno alle due stelle, quindi un anno, richiede circa 200 giorni terrestri. Il giorno della scoperta del pianeta precedente, gli scienziati hanno anche scoperto che aveva un compagno insolito, TOI 1518b. È un giovane supercaldo con un'orbita ultra stretta attorno alla sua stella. L'anno lì dura solo 1,9 giorni terrestri. Questo pianeta ha un'orbita dalla forma strana. Inoltre viaggia nella direzione opposta alla rotazione della sua stella. Se potessi viaggiare a 57 anni luce dal nostro pianeta, vedresti qualcosa di rosa in agguato nell'oscurità. Man mano che ti avvicini, diventa più grande e più affascinante. Sì, è un pianeta color magenta. A pochi miliardi di chilometri di distanza dal suo Sole, questo pianeta è uno dei pianeti più giovani che gli scienziati abbiano scoperto. Ha solo 100-200 milioni di anni. È fatto di gas rosa, simili a Giove. Quindi se potessi volare più vicino alla sua superficie, verresti avvolto da questo gas come una fitta nebbia. Ti stai avvicinando e vai più in profondità e il gas si fa più scuro fino ad assumere una sfumatura rossastra. E guarda il colore del pianeta. È super caldo. A causa della sua elevata temperatura di 240 gradi centigradi, questo pianeta è come un forno.
Il calore è la ragione per cui il pianeta brilla così intensamente. Qui anche il cielo è rosa, rosa tenue, con nuvole di goccioline d'acqua gelata, simili alla nostra. C'è un esopianeta grande la metà della Terra, che è uno dei pianeti più piccoli che abbiamo mai scoperto al di fuori del Sistema Solare. Ha un diametro di 9.000 chilometri. Per fare un confronto, il diametro della Terra è di 12.700 chilometri. Il pianeta in questione è per lo più fatto di ferro, simile a Mercurio. Mercurio ha un massiccio nucleo di ferro e una crosta molto sottile, che lo rendono un elemento insolito nel Sistema Solare. Nelle sue fasi iniziali, si è scontrato con un corpo spaziale almeno una volta. Quella collisione ha allontanato i suoi strati esterni, motivo per cui è rimasto solo il solido nucleo di ferro. Forse anche questo piccolo esopianeta ha avuto un enorme incidente spaziale. Questo è ciò che probabilmente gli ha portato via il mantello del pianeta, lasciando solamente il nucleo di ferro. O forse questo è solo un residuo di un pianeta gassoso delle dimensioni di Nettuno. L'atmosfera del pianeta potrebbe essere stata spazzata via, ad esempio, da un'enorme quantità di radiazioni provenienti dalla stella. Questo pianeta è a soli 31 anni luce da noi e lì il giorno dura meno di 8 ore terrestri. Questo pianeta è solo un po' più grande di Marte. È improbabile che l'essere umano possa stabilirsi in quel luogo, per le temperature estreme, che arrivano fino a 1500 gradi centigradi. Potrebbe anche esserci lava fusa sul lato del pianeta illuminato dalla sua stella. Temperature del genere sono abbastanza elevate da far evaporare qualsiasi atmosfera. Quindi questo esopianeta potrebbe averne avuto uno in passato. In generale, giganti gassosi come Giove non possono sostenere la vita perché hanno condizioni meteorologiche, temperatura e pressione estreme. E non ci sono elementi che potrebbero creare la vita. I pianeti terrestri più piccoli, invece, tipo la Terra, hanno più ingredienti vitali, come ossigeno e acqua liquida. Inoltre hanno un clima più temperato e altre condizioni favorevoli. E comunque non tutti i pianeti così ospitano la vita. Non è facile trovare un pianeta con condizioni simili a quelle che abbiamo sulla Terra, o almeno con condizioni favorevoli alla vita. Ma ora ti presento Kepler-22b, una delle nostre scoperte più promettenti. Si trova a 600 anni luce da noi ed è due volte più grande del nostro pianeta e con temperature di circa 22 gradi centigradi. È una cosiddetta superterra, una categoria di pianeti diversa da quelle che abbiamo nel nostro sistema solare. Sono più massicce della Terra, ma comunque più leggere dei giganti di ghiaccio come Urano o Nettuno. Le superterre possono essere costituite da roccia, gas o un mix di questi due. Kepler-22b si trova all'interno della zona abitabile della sua stella madre, meno luminosa del nostro Sole. Probabilmente ha un nucleo roccioso e forse anche un oceano, ma non ospita la vita. O almeno, ancora non lo sappiamo. Ci sono molti oggetti spaziali in tutto l'universo, dalle stelle ai pianeti, ai satelliti, alle comete e agli asteroidi. Ma il corpo celeste più vicino alla Terra è la Luna, che è stata oggetto di molte ricerche, teorie e persino miti. Essendo il nostro unico satellite naturale e permanente, la Luna è nella top 10 dei maggiori satelliti del nostro sistema solare. Si trova in un braccio a spirale esterno della Via Lattea. Altri pianeti del nostro sistema solare, come Marte o Giove, hanno molte altre lune. Saturno è il pianeta in cima a questa lista, con ben 82 lune, di cui 53 hanno un nome. Vuoi la lista dei nomi? No? Vabbè, allora andiamo avanti. La nostra Luna, con un raggio medio di 1737 km, non è la Luna più grande del Sistema Solare, ma è la più grande rispetto alle dimensioni del pianeta intorno a cui orbita. La differenza tra un satellite come la Luna e un pianeta non è nella dimensione, anche se è quello a cui penseresti. Le lune più grandi nel nostro Sistema Solare sono davvero enormi, alcune sono persino più grandi dei pianeti. In realtà Giove ha un sacco di satelliti, come la luna più grande nel nostro sistema solare, la ghiacciata Ganimede, che è più grande di Mercurio e Plutone. Potrebbe anche avere un oceano sotterraneo di acqua salata, che potrebbe sorpassare tutta l'acqua sulla superficie terrestre. Il diametro della nostra luna è un po' più grande di un quarto di quello terrestre. Quando si tratta di massa, però, è 80 volte inferiore alla nostra. Per renderlo più semplice, immagina il nostro pianeta come un grande pallone vuoto. Ti servirebbero circa 50 lune per riempirlo. Ma diamo un'occhiata alle dimensioni della nostra Luna da una prospettiva un po' diversa. Come si confronta con gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti misurano 4.506 km in larghezza, il che significa che il diametro della Luna è più piccolo. È difficile immaginarla diversamente, ma se il nostro satellite fosse grande il doppio? Beh, in primo luogo vedremmo molte più eclissi solari.
attualmente possono verificarsi da 2 a 5 eclissi all'anno e 5 volte è un'eccezione. L'ultima volta che ci sono state 5 eclissi solari in un anno è stato nel 1935. Dovremo aspettare fino al 2206 per vederne di nuovo 5 in un anno. Chissà dove sarò io. Dal nostro punto di vista qui sulla Terra, il Sole e la Luna hanno all'incirca le stesse dimensioni, ma immagino che tu sappia che la stella attorno alla quale stiamo orbitando è davvero enorme. Quindi se il Sole fosse vuoto, quante lune pensi servirebbero per riempirlo? Aspetta, non sbirciare su Google. Avresti bisogno di 64,3 milioni di lune terrestri, o circa 1,3 milioni di terre. Sì, è così grande. E già che stiamo parlando del Sole, ha un diametro di 1.390.000 km. La sua massa? Dunque, è 330.000 volte più grande di quella terrestre. Ma che cos'è una stella? Non sono uno scienziato, quindi cercherò di fartelo capire in modo semplice. È una palla di materia calda e fiammeggiante tenuta insieme dalla sua gravità. Il motivo per cui emana sia calore che luce è che, beh, è molto calda. Gli esperti chiamano le stelle più piccole nane rosse, e questo a causa delle dimensioni e del colore. Queste sono le stelle più comuni all'interno della nostra galassia, e alcune sono così piccole e fioche che non si vedono neanche ad occhio nudo dalla Terra. È il caso della nostra stella vicina Proxima Centauri. Il nostro Sole è considerato una stella media, poiché ha una massa, una luminosità e un'aspettativa di vita nella media. Ci sono anche delle stelle giganti. Sono più rare, ma più facili da vedere. Quindi considera che tutte le stelle che vedi dopo che il Sole è tramontato sono molto più grandi del nostro Sole. Ma basta, torniamo all'argomento di oggi, la Luna, il nostro unico satellite naturale. Ma lo è? In realtà potrebbe e non potrebbe. Nel 1997, un gruppo di scienziati si imbatté in un asteroide, largo circa 5 km, che sembrava essere stato catturato dalla morsa gravitazionale della Terra. Sembrava che fosse un nostro satellite. Lo chiamarono Kruitne. Questo asteroide impiega circa 770 anni per fare un viaggio intorno alla Terra e sembra proprio che rimarrà in uno stato sospeso intorno al nostro pianeta per almeno altri 5.000 anni. Anche la Luna si sta allontanando. Ogni anno trattiene parte dell'energia rotazionale del nostro pianeta e la usa per lanciarsi a circa 4 cm più lontano nella propria orbita. Se i dati che abbiamo oggi disponibili sono corretti, quando è nata la nostra Luna era a circa 22.530 km da noi. La distanza oggi è di circa 385.000 km. Quindi cosa accadrà quando si allontanerà troppo? Beh, niente più canzoni come L'ultima luna e La luna bussò, questo è certo. Innanzitutto, non ci saranno più le maree e le notti diventeranno molto più buie. Le stagioni saranno molto diverse, così come la durata dei giorni. Sulla base dei calcoli attuali, ci vorranno circa 50 miliardi di anni, quindi non c'è bisogno di affrettarsi a fare una scorta di torce elettriche, a meno che non ti piaccia semplicemente accumulare roba. C'è anche un altro problema. Il nostro Sole diventa del 10% circa più luminoso ogni miliardo di anni. Vi risparmio i calcoli, ma per riassumere, è più probabile che molto prima che la Terra rimanga senza la sua Luna, il Sole le avrà già inghiottite entrambe. Cavolo, non so cosa sia peggio qui. Ma ehi, cosa rende un pianeta, beh, un pianeta? E perché la nostra Luna non è considerata tale? Voglio dire, è più grande di altri oggetti nel nostro sistema solare che sono tecnicamente pianeti. Per cominciare, un pianeta è un corpo celeste che fa tre cose. Orbita attorno a una stella e non a qualcos'altro. È abbastanza massiccio da assumere una forma rotonda a causa della sua stessa gravità e infine ha il potere di catturare polvere o frammenti nella sua orbita mentre continua a muoversi intorno a una stella. Quindi abbiamo stabilito che la Luna non orbita attorno al Sole e in realtà non orbita nemmeno attorno alla Terra. Entrambi orbitano attorno a un punto stazionato tra loro chiamato baricentro. E questo baricentro si trova a circa 1600 km sotto la superficie della Terra, certo, ma comunque a circa 4800 km dal centro del nostro pianeta. Poiché questo baricentro si trova sotto la superficie terrestre, non consideriamo la Luna un pianeta. Per poterlo fare, la Luna dovrebbe essere un terzo più grande o un terzo più lontana, in modo che il baricentro sia indipendente dalla superficie terrestre.
Tuttavia, la Luna ha alcune altre caratteristiche simili a un pianeta, il che la rende molto speciale nel nostro sistema solare. Prima di tutto, ha una crosta, un mantello e un nucleo. Ha anche una geologia piuttosto attiva, con eventi come i nostri terremoti. Hai indovinato? Si chiamano Lunamoti. Ehi, avranno anche le torte lunari lassù? Continuiamo ancora con la nostra esplorazione dello spazio. Aspetta, cosa? Non mi senti? Certo, non puoi perché lo spazio è completamente silenzioso. Dal momento che non c'è alcuna atmosfera, il suono non ha modo di viaggiare. Ti consigliamo di stare alla larga da Venere se desideri continuare i tuoi viaggi nello spazio. È il pianeta più caldo del nostro sistema solare. Qui la temperatura media in superficie è di circa 450 gradi Celsius. Penseresti che sia perché è così vicino al Sole, ma non è così. Penseresti anche che il pianeta più vicino, Mercurio, sarebbe ancora più caldo. Beh, poiché non ha un'atmosfera per regolare la temperatura, tendono ad esserci maggiori fluttuazioni. Dovresti anche fare delle modifiche al calendario su Venere, poiché un giorno qui è lungo quanto un anno sulla Terra. Questo perché Venere sta ruotando più lentamente attorno al proprio asse, impiegando 243 giorni terrestri per completare un solo giorno. Se dovessi fermarti su Marte, dovresti fare attenzione ai tramonti blu. Secondo gli specialisti della NASA, c'è della polvere molto fine che rende il blu vicino alla parte del cielo del Sole molto più visibile su Marte. Qualche fan dei diamanti? Fa le valigie, perché là fuori c'è un pianeta fatto proprio di diamanti e grafite, ed è grande il doppio rispetto alla Terra. Una tuta spaziale costa circa 12 milioni di euro, ma ti basterà fare un'unica visita su questo pianeta per ripagartela. E se non sei un fan delle esplorazioni spaziali e preferisci il comfort del nostro pianeta, ecco una notizia per te. Abbiamo più alberi qui sulla Terra che stelle nella nostra galassia. Sappiamo che ci sono circa 3 trilioni di alberi sul pianeta Terra e tra 100 e 400 miliardi di stelle nella nostra galassia. Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze? Riceverai un punto per ogni risposta corretta. Iniziamo! Il sole è giallo, credi sia un mito o la realtà? Se chiedi a qualcuno di fare un disegno del sole, è probabile che ti disegnerà un cerchio giallo o arancione. Sorpresa, il sole non è veramente giallo. Osservandolo al di fuori dell'atmosfera terrestre appare bianco. Come mai? Secondo la NASA, a causa della sua temperatura. Il sole è composto da tutto lo spettro dei colori e di conseguenza appare ai nostri occhi come bianco. Allora perché dalla Terra lo vediamo giallo o arancione? Le lunghezze d'onda del giallo e dell'arancione sono tra le più lunghe e sono le uniche che arrivano ai nostri occhi. Gli altri colori con una lunghezza d'onda minore si disperdono nell'atmosfera. Il cielo ci appare celeste di giorno per lo stesso motivo. I meteoriti sono caldi come la lava quando si schiantano sulla superficie terrestre. Falso mito o realtà? Quando le persone vedono una palla di fuoco intorno al meteorite, immaginano che la temperatura dell'oggetto spaziale sia elevatissima. Non è vero. I meteoriti, prima di schiantarsi al suolo, passano diversi miliardi di anni nello spazio. Un ambiente incredibilmente freddo, con temperature di pochi gradi sopra lo zero assoluto. Ma quindi come mai i meteoriti cadono sulla Terra circondati dalle fiamme? La palla di fuoco visibile è in realtà l'aria che si trova davanti al meteorite che, compressa dalla velocità elevatissima, innesca una reazione di combustione. Ma è solo il lato esterno a prendere fuoco. Questo strato viene spazzato via all'impatto. Come si può intuire, una volta a terra, i meteoriti sono al massimo tiepidi. Un lato della Luna è perennemente al buio. Mito o realtà? Assolutamente falso. Prima il Sole e ora la Luna. Chi ha messo in giro tutte queste bugie? Guardando il cielo possiamo osservare solo il lato luminoso della Luna. La realtà è che il Sole splende in egual misura su tutti i lati della Luna, mentre questa ruota e orbita intorno alla Terra. Quindi non è vero che metà Luna è in ombra e metà riceve la luce. Proprio come la Terra non ha un lato oscuro permanente. La logica è semplice. La Luna orbita intorno alla Terra, ma ruota anche sul proprio asse. Se ci pensiamo bene, guardiamo sempre lo stesso lato della Luna. I buchi neri assorbono tutto ciò che gli capita a tiro. Sarà un mito o la realtà?
I buchi neri non hanno massa e forza gravitazionale infinite. Tuttavia nessuno sa con certezza cosa succede alle cose che vi vengono trascinate dentro. Gli esperti sanno, però, che i buchi neri non hanno una supergravità. Se ci fosse un buco nero grande come il Sole, non inghiottirebbe immediatamente l'intero pianeta. Pensa a un buco nero come a un grosso aspirapolvere. Attira una nuvola di polvere vicino al suo raggio d'azione, ma gli altri granelli di polvere rimangono dove sono. Quindi, anche se ci fosse un buco nero a sostituire il Sole, tutti i pianeti continuerebbero a orbitare in modo simile e non ne verrebbero attratti. Solo se una stella o qualcos'altro entrasse nell'orizzonte degli eventi del buco nero, la sua gravità influenzerebbe l'oggetto. Quando chiamiamo qualcuno al telefono, il segnale rimbalza sui satelliti. Falso mito o realtà? È un falso mito, una leggenda metropolitana o un'idea sbagliata, scegli tu. Esistono alcuni telefoni satellitari, ma noi persone normali probabilmente non li useremo mai. I nostri telefoni funzionano in modo molto diverso. Quando chiamiamo qualcuno, la torre più vicino ci collega all'altra persona. Per questo motivo esistono connessioni a torre, ovvero enormi reti di connessioni da torre a torre e cavi nascosti. La Luna non ha gravità. Qualche ipotesi? Mito o realtà? È una leggenda metropolitana. Chiedi a qualsiasi astronauta di tua conoscenza. Se non ne conosci, fidati di me. Ci sono filmati che dimostrano che la Luna ha una gravità. Quando dico che la Luna ha una gravità, non pensare che sia simile a quella terrestre, in grado di farti cadere una mela in testa. La gravità della Luna è solo un sesto di quella terrestre. Come ci si sente a camminare sulla sua superficie? Il secondo uomo sulla Luna, Buzz Aldrin, ha detto che è come muoversi a rallentatore e che forse non è troppo dissimile da un tappeto elastico, ma senza l'elasticità e l'instabilità. Il tramonto su Marte appare blu. Secondo te, si tratta di una leggenda o è un evento reale? È assolutamente vero. Il tramonto. Il cielo si tinge di diverse sfumature di giallo. Immagina tutto questo in blu. Secondo la NASA, i tramonti su Marte visti a occhio nudo apparirebbero blu a causa della polvere. Le particelle di polvere più vicine al Sole assumono quella caratteristica tonalità. Esiste una cosa chiamata terremoto lunare. Sarà mito o realtà? È vero, i terremoti avvengono anche sulla Luna e, per l'appunto, si chiamano terremoti lunari. Non sono simili ai terremoti che avvengono sulla Terra, ma hanno delle caratteristiche diverse. Un pianeta può essere abbastanza caldo da vaporizzare le rocce. È leggenda o verità? È tutto vero. La temperatura in questo universo è davvero molto alta. Esiste un pianeta due volte più grande della Terra, la cui temperatura è sufficiente a fondere e vaporizzare le rocce. Questa superterra è simile al nostro pianeta, ma è estremamente calda. Gli esperti ritengono che possa avere oceani di lava e nuvole che fanno piovere roccia fusa. Il Sole è in grado di ospitare fino a 1 milione di Terra. Pensi che sia vero o falso? È vero, il Sole è una delle oltre 100 miliardi di stelle che compongono la Via Lattea. Ed è il cuore del nostro sistema solare. È talmente grande che può contenere 1 milione di volte la Terra. Sì, sembra piccolo quando lo guardiamo da qui, ma è solo perché è lontano. Tutte le comete hanno la coda. Mito o realtà? È vero, alcune comete semplicemente non mostrano la coda. In quel caso sembrano delle palle di neve lanciate nello spazio. Lo spazio è completamente silenzioso. Che te ne pare? Shh, lo so, era troppo facile. È vero, nello spazio manca qualsiasi forma di atmosfera, quindi non è possibile la propagazione di alcun suono. Mercurio è il pianeta più caldo. Vero o falso? Mercurio è il pianeta più vicino al Sole. Di conseguenza dovrebbe essere vero, no? No, non proprio. Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare, ma è il secondo pianeta dal Sole. Abbastanza sorprendentemente, non è la distanza dal Sole a definire la temperatura, ma l'atmosfera. Quella di Venere è composta principalmente da anidride carbonica e da una parte di azoto. Questa combinazione rende l'atmosfera molto densa. Durante tutto l'anno, la superficie di Venere mantiene una temperatura di circa 460 gradi centigradi. La superficie di Mercurio ha la temperatura di un deserto terrestre, ma l'escursione termica è decisamente maggiore. La gravità di Marte è maggiore di quella terrestre. Ti sembra vero? Verissimo. Per esempio, una persona che di solito pesa circa 100 kg sulla Terra
peserebbe solo 38 kg sulla superficie di Marte. Venere ruota in senso orario. Che ne dici? È vero, Venere ruota in senso opposto rispetto a molti altri pianeti. Infatti, su Venere il Sole sorge a ovest e il suo movimento intorno al Sole è molto lento. Il suo periodo di rivoluzione è di 225 giorni terrestri. La distanza del pianeta dal Sole influisce sulla durata di una rivoluzione. Se un pianeta è troppo vicino al Sole, l'attrazione gravitazionale della stella sarà maggiore. Le impronte sulla Luna possono rimanere lì per milioni di anni. Immagina, hai vinto un abbonamento ad una palestra galattica. Potrai allenarti in giro per il Sistema Solare. Ma la gravità sui vari corpi celesti è sempre diversa. Scopriamo dunque dove sarai più forte e dove dovrai impegnarti un po' di più. La tua astronave si sta avvicinando al pianeta nano Plutone. Fa sempre più freddo e vorrei vedere. Siamo ad oltre 6 miliardi di chilometri dal Sole. Meno male che la tua tuta spaziale ha l'isolamento termico, eh? Prima di scendere dall'astronave, i terrestri avranno bisogno di azionare una macchina per la gravità. Su Plutone la gravità è solo un quindicesimo rispetto a quella terrestre. La gravità è infatti proporzionale alla massa. Più un corpo celeste è piccolo, minore sarà la sua forza di gravità. Su Plutone quindi non potrai correre o fare attività simili. Provandoci voleresti via. Ma puoi provare a fare il sollevamento degli elefanti. Perché no? Sulla Terra non si può, ma su Plutone un elefante del peso di 900 kg ne peserebbe appena 60. Ora spostiamoci su Nettuno. La distanza dal Sole qui è di 30 volte quella che separa la Terra dalla nostra stella. L'atmosfera è fredda e buia. Il pianeta è così gigantesco che mette soggezione. Non a caso è uno dei giganti gassosi. Anzi, ghiacciati. Forse vuoi fare sport invernali qui? Su Nettuno persiste un inverno a dir poco rigido. La temperatura media su questo immenso pianeta si aggira sui meno 225 gradi centigradi. Ma la gravità è solo del 10% più forte di quella terrestre, quindi la differenza la noteresti appena. Questo pianeta non ha una superficie solida vera e propria, quindi non potrai lasciare l'astronave. C'è un campo da hockey laggiù? Indossa i pattini, prendi il bastone e sfida i tuoi compagni di viaggio. Facciamo anche una breve sosta su Urano? Come Nettuno è un gigante ghiacciato, ma la gravità è del 90% più forte di quella terrestre. Fai qualche flessione sull'astronave, tanto non puoi scendere nemmeno qui. La superficie del pianeta è una poltiglia di acqua, metano e ammoniaca liquida. Anche qui nessuna superficie solida su cui camminare. Se fosse possibile, allora proveresti una sensazione di gran leggerezza. Se sulla Terra pesassi 45 kg, qui ne peseresti 40. Possiamo chiamarla dieta uraniana? Ora ci avviciniamo a Saturno, ammira i suoi famosi anelli. Che anelli non sono però? Sono frammenti di asteroidi e meteore rimasti in orbita attorno al pianeta. Saturno è talmente grande che la sua gravità cattura in orbita un sacco di altri corpi celesti, inclusa la tua astronave. Qua l'allenamento sarà creativo. Puoi provare persino il paracadutismo qui. In caduta libera nell'atmosfera di Saturno raggiungeresti una velocità di 48 km al secondo. Ricordati di aprire il paracadute. Ripensandoci però, anche qui non c'è alcuna superficie solida. Saturno è a sua volta un gigante gassoso. Piccola curiosità. Saturno ha ostacolato la formazione di un nono pianeta nel Sistema Solare. I detriti catturati da Saturno e finiti a formare i suoi anelli, infatti, potevano addensarsi e formare un nuovo pianeta. Ma contro la gravità di Saturno non c'è stato niente da fare. Ecco Europa, una delle lune di Giove. La gravità qui è debolissima, ti sentiresti senza peso. Vuoi fare un po' di arrampicata da queste parti? Questo sport richiede grande forza fisica, ma qui su Europa peseresti solo il 13% rispetto al tuo peso sulla Terra. Puoi arrampicarti senza sforzo. Entrando nell'atmosfera di Giove attorno a te, non vedresti altro che strane nuvole. Vedi la grande macchia rossa laggiù a sinistra? Si tratta di una tempesta grande il doppio dell'intera Terra, che infuria da secoli e secoli. Per divertirti da queste parti vuoi fare un po' di salti? Conto io fino a 100, dai! Pronti, via! La gravità su Giove è decisamente forte, fino a 2,5 volte più potente di quella terrestre. Quindi, arrivati a 30, già non ce la faresti più. Fa niente. Oh oh, passeggeri a bordo, allacciate le cinture, stiamo per incontrare una turbolenza! Per raggiungere Marte partendo da Giove, attraversiamo la cintura degli asteroidi. Ma niente slalom tra gli asteroidi tipo guerre stellari, non preoccuparti.
c'è una distanza di 480.000 km tra un asteroide e l'altro. Qui incontriamo Cerere, un altro pianeta nano, l'unico nella cintura degli asteroidi. La gravità qui gioca a tuo favore. Vuoi cimentarti nel lancio dei tronchi? In questo sport si usano tronchi lunghi fino a 6 metri. E pensa, vince chi li lancia più lontano. Qui su Cerere un tronco da 80 kg peserebbe a malapena 2 kg. In pratica il peso di un melone. Siamo pronti allora alla gara di lancio di tronchi su Cerere. Dai! Eccoci su Marte. Hai sempre desiderato fare una verticale perfetta a testa in giù? Qui è il posto che fa per te allora. La gravità su Marte è di 2,5 volte circa più debole che sulla Terra, quindi potresti fare ogni sorta di acrobazia senza il minimo problema. Dato il sogno di terraformare Marte, aprire una palestra qui sul pianeta rosso non sarebbe poi così strano, no? Cari passeggeri, ecco che cominciamo la discesa verso Phobos, uno dei satelliti di Marte. La gravità qui è debolissima. Se hai sempre sognato di avere una forza sovrumana, allora qui potrai coronare il tuo sogno. Per cominciare, magari vuoi provare un po' di ginnastica artistica? Scaldati facendo una ruota e adesso comincia a fare acrobazia a mezz'aria. Qui su Phobos puoi fare corpo libero, salti mortali, quello che vuoi. Guarda, la Terra sta comparendo all'orizzonte! Vista da qui è proprio bellissima. Ma non ci fermeremo sul nostro pianeta, andremo sul suo gemello, Venere. Quasi identico alla Terra in termini di massa, quindi anche la gravità è quasi identica. I terrestri però non possono avventurarsi sulla superficie di Venere, perché l'atmosfera è colma di ammoniaca. Ma supponiamo di poter fare qualche sport all'aperto qui su Venere. Che ne dici del bubble football, ad esempio? Sai quello in cui si indossano bolle giganti e ci si scontra con gli altri giocatori? Sulla Terra è uno spasso, su Venere, la cui gravità è appena più debole della Terra, lo sarebbe ancora di più. Anche se la bolla che indosseresti peserebbe comunque più di 10 kg. Tipo un criceto sul nostro pianeta. Senza contare che la bolla ostacola il movimento di gambe e braccia. Ma il divertimento sta proprio lì. Forza, procediamo. Ecco Mercurio. Se visitassimo il lato esposto al Sole, ad accoglierci ci sarebbero almeno 425 gradi centigradi. Se dopo tanta attività fisica vuoi riposarti un po', questo è il posto giusto per fare una sauna. Ti sentiresti proprio come nuovo dopo qualche istante su questo pianeta. Siamo più vicini possibile al Sole qui, tanto da poterne avvertire la gravità. Il Sole è immenso, lo sapevi? La sua massa è 333.000 volte quella terrestre. La gravità quindi è a sua volta immensa. Non riusciresti a sollevare nemmeno una bottiglietta d'acqua se potessi mettere piede sul Sole. Troppo caldo, dici? Beh, allora bisognerà venirci di sera, dico bene? Haha, scherzo. Tornando verso casa, facciamo una piccola sosta sulla Luna, il nostro unico satellite naturale. Sulla Luna, più che camminando, ci sposteremmo saltellando. E che salti! Alti anche 10 metri senza il minimo sforzo! Parkour, allora! Se giochi a basket, qui fare canestro sarebbe difficile. Però potresti fare dei salti e delle schiacciate da far impallidire i migliori campioni NBA. Forse vuoi provare il baseball? Meglio di no. Ad ogni battuta, la palla semplicemente sparirebbe nello spazio. Rieccoci a casa, finalmente. Purtroppo qui sulla Terra non hai alcun superpotere. Sei riuscito a sollevare quell'elefante solo grazie alla gravità, l'avrai capito. Bel viaggio però, vero? Gli scienziati continuano a scoprire nuovi pianeti che rientrano nella categoria delle superterre. Si tratta di una classe di pianeti più massicci della Terra, ma molto più leggeri dei giganti di ghiaccio come Urano e Nettuno. Le superterre possono essere di tipo roccioso, gassoso o una combinazione di questi stati. Spesso hanno un volume doppio rispetto a quello della Terra, ma a volte arrivano anche a essere 10 volte più grandi. Sono interessanti da studiare, ma un po' troppo lontane da noi. È una categoria di pianeti abbastanza comune al di fuori del nostro sistema solare, insieme ad altri interessanti come i mini Nettuno, ovvero nani gassosi, giganti di ghiaccio o enormi corpi rocciosi. Nel nostro sistema solare non esiste nulla di simile. In compenso abbiamo qualcosa che gli altri sistemi non hanno, Giove. È l'oggetto più grande e pesante che orbita intorno al nostro Sole. Questo re dei pianeti possiede una enorme forza in grado di dominare il nostro sistema solare. Giove è noto per mangiare i pianeti.
un protopianeta è entrato in rotta di collisione circa 4,5 miliardi di anni fa, quando Giove era ancora un giovane pianeta nella sua fase iniziale. Questo protopianeta era 10 volte più pesante della Terra ed era fatto di ghiaccio e roccia. L'impatto fu devastante, il nucleo di Giove si frantumò e l'elio e l'idrogeno si mescolarono con materiali più densi. Con il tempo, il materiale pesante si è nuovamente depositato nel nucleo denso, formando quello che vediamo oggi. Questo evento è accaduto in passato, ma potrebbe accadere anche in futuro. Gli scienziati ipotizzano che il nostro sistema solare abbia avuto molti più grandi pianeti di quanti ne abbia ora. Possiamo notare che c'è molto spazio intorno a Mercurio. Le stesse zone, intorno a molte altre stelle centrali, hanno un numero maggiore di pianeti di massa intermedia, di dimensioni comprese tra quella terrestre e quella di Nettuno. In origine, il nostro sistema solare era un luogo caotico. Le giovani stelle erano circondate da dischi vorticosi di polvere e gas che andavano via via formando i pianeti, un po' come gli alberi quando spuntano da terra. Piccoli pianeti rocciosi si sarebbero formati nelle zone calde vicino alle stelle, mentre i giganti gassosi si sarebbero formati più lontano, dove le temperature erano più basse e i gas potevano rimanere intrappolati nelle rispettive atmosfere. Anche se i pianeti del nostro sistema solare sembrano abbastanza stabili e tranquilli oggi, ognuno con una propria orbita, non erano così tranquilli qualche milione di anni fa. Alcuni pianeti non avevano un'orbita circolare, avevano percorsi oblunghi, più eccentrici, che li portavano ad avvicinarsi alle loro stelle e ad allontanarsi. Le loro orbite sembravano perturbate dalla gravità di altri pianeti lungo il percorso. Esiste una teoria chiamata ipotesi della grande virata, in grado di spiegare gli eventi che accaddero nei primi milioni di anni, quando il nostro sistema solare si stava formando. Poco dopo la sua formazione, Giove, uno degli attori principali della storia, sarebbe migrato verso l'interno del sistema solare. Dopodiché avrebbe ripreso la sua normale orbita attraversando l'attuale cintura degli asteroidi, come una barca a vela quando vira intorno a una boa. Questo ha scombussolato il processo di formazione degli altri pianeti. In seguito alla formazione di Saturno, l'area intorno ai due giganti venne ripulita. Se l'idea della grande virata è corretta, Giove avrebbe attratto e inglobato tutto il materiale incontrato nel suo percorso e le sue migrazioni avrebbero causato un numero enorme di collisioni. Questo è il motivo per cui alcuni dei pianeti si sono distrutti e mangiati a vicenda. Giove potrebbe aver contribuito all'arrivo dell'acqua che ora riempie gli oceani presenti sul nostro pianeta. Grazie alla sua attrazione gravitazionale, è in grado di modificare le traiettorie dei numerosi asteroidi che attraversano il suo spazio. Potrebbe anche aver partecipato all'estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, facendo arrivare sulla Terra l'enorme roccia che lasciò un cratere al largo della penisola dello Yucatan, in Messico. Un impatto che causò terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, che ebbero un enorme impatto su tutta la vita animale e vegetale sulla Terra. Nessuno sa da dove venisse. Non siamo nemmeno sicuri se fosse un asteroide o una cometa. Una teoria dice che potrebbe essere stata una cometa proveniente dalla nube di Oort, una zona ai margini del nostro sistema solare, con un'altissima concentrazione di comete ed asteroidi. Un corpo ghiacciato potrebbe essere stato spinto fuori rotta dall'enorme forza gravitazionale di Giove. In pratica, il nostro sistema solare assomigliava ad un flipper, in cui Giove, il pianeta più grande, deviava le comete che attraversavano la sua zona verso il Sole. Quando queste comete arrivavano in prossimità del Sole, venivano frantumate dalle forze gravitazionali della zona in milioni di piccole schegge. Quell'evento è stato un punto in cui i nostri antenati mammiferi hanno iniziato a regnare. Questo significa che senza Giove, probabilmente la nostra specie non esisterebbe. Ma non esisterebbe nemmeno la Terra. Il gigante gassoso ha liberato una parte del sistema solare dai pianeti più vecchi, lasciando lo spazio necessario per la formazione di nuovi, tra cui il nostro. Giove potrebbe essere la causa della mancanza del pianeta 9. Gli scienziati ritengono che esista e pensano che potrebbe nascondersi da qualche parte oltre Nettuno, ma non Plutone. Il nostro sistema solare è suddiviso in tre zone distinte: i pianeti interni, i pianeti esterni e qualsiasi cosa ci sia oltre. Il pianeta misterioso potrebbe essere grande come la Terra o Marte.
nel corso del tempo ha vagato tra i giganti gassosi prima che questi lo spingessero verso le parti esterne del nostro sistema solare o addirittura da qualche parte nello spazio profondo. Le bande colorate sulla superficie di Giove sono dovute alla differenza di temperatura, gas atmosferici e composizione chimica. Gli scienziati ipotizzavano che l'unica ragione di questi diversi colori fosse il potente vento atmosferico e il materiale che circola tra gli strati dell'atmosfera. Ora sappiamo che le strisce chiare, o le cosiddette zone, ci mostrano dove il gas risale verso la superficie. Quando le strisce sono di colore scuro, sono chiamate fasce e indicano il gas in discesa verso il nucleo. Le lune di Giove potrebbero anche essere il motivo per cui il pianeta ha queste caratteristiche striature. L'attrazione gravitazionale delle lune interferirebbe con le celle convettive all'interno della sua atmosfera. Al centro di Giove c'è un nucleo denso e liquido fatto di elio e idrogeno metallico e altri elementi più pesanti disciolti. Man mano che ci si allontana dal suo centro, la temperatura e la pressione all'interno del pianeta diminuiscono. In questo modo, l'interno liquido lascia il posto ai gas dell'atmosfera, di nuovo, soprattutto elio e idrogeno. Nessuno sa quanto sia profondo questo confine liquido-gas, ma il pianeta è probabilmente completamente liquido per circa 3.500 km al di sotto delle sue nuvole. Giove sarebbe ancora più grande di altri pianeti giganti, come Saturno, se potessimo togliere i suoi gas. Giove è talvolta chiamato anche stella fallita, una definizione non del tutto corretta. Nonostante sia composto prevalentemente da idrogeno, non è ancora abbastanza massiccio da avviare reazioni termonucleari nel suo nucleo, che lo trasformerebbero in una vera stella. In teoria, ogni oggetto potrebbe essere trasformato in una stella se solo avesse il giusto rapporto massa-volume. Con una massa rilevante, la temperatura e la pressione interna aumenterebbero, innescando le reazioni termonucleari. Per trasformare un pianeta come Giove in una stella come il Sole, bisognerebbe renderlo 1000 volte più massiccio. Ma per formare una nana rossa più fredda, dovremmo aumentare la sua massa di 80 volte. In questo modo, Giove non diventerebbe spontaneamente una nuova stella, ma inglobando altri oggetti spaziali con massa simile, in altre parole, mangiandoli, potrebbero avvenire le famose reazioni termonucleari. Se Giove si fosse trasformato in una stella, avrebbe interferito massicciamente con le orbite degli altri pianeti, destabilizzando l'equilibrio del nostro sistema solare. Avrebbe anche aumentato la radiazione solare sui pianeti circostanti, rendendo davvero difficile lo sviluppo della vita all'interno del nostro sistema solare. Giove è il pianeta con la rotazione più veloce nel nostro sistema solare. Il giorno su Giove dura solo 10 ore terrestri, anche se è enorme, oltre 300 volte più grande della Terra e 2,5 volte più massiccio del resto dei pianeti del nostro intero sistema solare insieme. Ma se diventasse ancora più massiccio, si ridurrebbe. Una massa maggiore renderebbe Giove più denso. La maggiore densità causerebbe un aumento della gravità. Giove potrebbe aumentare la sua massa di 4 volte e avere ancora le stesse dimensioni. Ricordiamo tutti che tra gli anni 60 e 70 il programma Apollo portò diversi astronauti sulla Luna. I moduli utilizzati, oltre al trasporto, sono stati utilizzati per scattare foto e raccogliere campioni di suolo per poi essere studiati dagli scienziati. Il veicolo è stato progettato da Boeing, società famosa per la costruzione di aeroplani, e la sua realizzazione è costata circa 33 milioni di euro, quelli che per Elon Musk sono spiccioli. In un futuro molto lontano, la tecnologia sarà così avanzata che un veicolo lunare sarà più come un normale SUV di oggi. Avrà un aspetto elegante e potrebbe essere prodotto da alcune famose case automobilistiche. Il rover lunare utilizzava un acceleratore a forma di T per spostarsi a sinistra, a destra, all'indietro e in avanti. Quello del futuro potrà muoversi grazie a dei comandi vocali e richiederà un controllo minimo da parte nostra. E non possiamo tralasciare il tettino panoramico. Ehi, sai che vista dalla Luna? Ad ogni modo, le condizioni sulla Luna non sono così estreme come su Marte o altri pianeti. È difficile credere che il primo mezzo attraccato su Marte sia stato il Viking 1, lanciato il 20 agosto 1975. È arrivato su Marte il 19 giugno 1976, ma solo decenni dopo, Curiosity, con 6 gambe e 6 ruote, ha fatto la storia come simpatico robot esploratore.
È stato progettato per terreni accidentati, quindi in un lontano futuro costruiremo un veicolo dal design simile in modo che le persone possano sbarcare su Marte e osservare il suo bellissimo tramonto. Affinché un'auto funzioni su diversi pianeti, deve essere elettrica o realizzata con qualcosa che possa produrre una fornitura illimitata di energie. I veicoli a combustibile non funzioneranno nel vuoto dello spazio e nemmeno su qualsiasi altro pianeta diverso dal nostro. Potrebbero sfruttare l'energia del Sole per poi trasformarla in elettricità. L'interno dovrà adattarsi alle condizioni estreme del pianeta, poiché l'atmosfera è molto sottile e irrespirabile. Dovrà trattenere molto calore, poiché Marte può raggiungere temperature sotto zero. La questione della gravità non è un problema così grave, ma ci sono spesso delle tempeste di polvere. Il veicolo dovrà anche avere delle ruote attaccate alle gambe per essere manovrato correttamente su un terreno impervio. Quello che vorrei io? Interni in pelle con sedili anteriori e posteriori che possano ruotarsi. Poi ci dovrebbe essere un sistema audio a 12 altoparlanti con una potente radio FM, un vero must. Ho menzionato il tetto panoramico? Sì, certo. E non dimentichiamoci dei sedili posteriori ribaltabili, così ci sarà molto spazio per trasportare l'attrezzatura da campeggio per svagarsi un po' nel fine settimana. Nel frattempo ci sarà anche un bus con vetri panoramici per poter fare dei veri e propri tour su Marte. Ci sono molti luoghi da scoprire, come la montagna più alta del nostro sistema solare e le cime innevate di carbonio. Sul pianeta rosso ci sarà anche un treno espresso che ti porterà da un luogo all'altro. Ci saranno delle lussuose cabine che ti porteranno da un'attrazione a un'altra, una volta che Marte sarà del tutto colonizzato. Il treno sarà alimentato elettricamente o da un'altra fonte di alimentazione. Marte è un luogo in cui è possibile avere tanti veicoli diversi, poiché le condizioni non sono molto diverse da quelle sulla Terra. Basta non uscire senza casco. Quando avremo progettato un veicolo per Mercurio, allora preparati a vedere il Sole come non l'hai mai visto prima. In questo caso, avremmo bisogno di aggiungere delle visiere industriali e strisce oscuranti attorno al vetro, in modo che il Sole non penetri. Almeno non dovremmo preoccuparci del caldo, poiché Mercurio non è il pianeta più caldo del nostro sistema solare. Comunque sia, le temperature possono raggiungere i 427 gradi Celsius in una calda giornata di sole e scendere a meno 184 di notte. Il veicolo dovrà avere più strati e rivestimenti per resistere a tali condizioni e molto probabilmente avrà gambe come quelle di un ragno, poiché le ruote di gomma si scioglierebbero all'istante. E per proteggersi dovrà scavare sottoterra per nascondersi dal sole e dall'atmosfera, proprio come un granchio o quei ragni che scavano nei pavimenti. Guidare un veicolo su Plutone sarà molto impegnativo, considerando che è il pianeta più lontano dal sole. Plutone tecnicamente non è più un pianeta, ma ha comunque una massa abbastanza grande da essere esplorata. Le temperature possono raggiungere i meno 204 gradi, quindi non ti basterà una giacca. Il veicolo avrà bisogno di essere ben isolato per mantenerti al calduccio. Il ghiaccio di metano è dappertutto e ricopre le montagne. Anche la gravità è un problema, perché è molto debole, il che ti farà fluttuare nell'aria. Progettare un veicolo per Plutone sarà complicato. La chiave per farlo muovere e non bloccarsi sta nelle gambe. Dovrà averle simili al veicolo per Mercurio, ma dovrà anche generare calore. Il suo peso sarà sufficiente per mantenerlo in posizione. Tuttavia, non andrà affatto bene su Nettuno, il pianeta più ventoso del nostro sistema solare. È impossibile respirare e la pressione atmosferica ti schiaccerebbe. Progettare un veicolo per questo pianeta sarà impegnativo, considerando i molti fattori esterni, e dovrà essere pressurizzato per contrastare l'atmosfera esterna. Avrà anche bisogno di un rivestimento speciale per contrastare le temperature rigide. E poiché Nettuno è estremamente ventoso, avrà bisogno di una sorta di ancoraggio per rimanere in posizione, qualcosa come un grande trapano che scava sottoterra. Dovrà avere anche zampe di ragno per muoversi, ma si dovranno muovere più come un cammello. In questo modo il veicolo potrà mantenere il suo centro di gravità. Venere è il pianeta più caldo del sistema solare, con temperature che vanno oltre i 500 gradi. La pressione è in grado di schiacciare il veicolo come una lattina, quindi avrà bisogno di una pressione interna che possa bilanciare quella esterna. Questa macchina dovrà anche contrastare il calore.
avrà bisogno di un rivestimento adeguato, niente vetri e dovrà persino avere un colore speciale per riflettere il calore. Nulla può toccare terra per molto, quindi le zampe di ragno non funzioneranno. Dovrà librarsi leggermente al di sopra del suolo e galleggiare. Saturno è il secondo pianeta più grande del nostro sistema solare. Ha un'atmosfera esterna molto ventosa e una gravità molto forte. Gli anelli che lo circondano sono costituiti da ghiaccio e possono variare dalle dimensioni di un sassolino a quelle di uno scuolabus. La pressione è così forte che saresti schiacciato appena entrato nella sua atmosfera. Progettare un veicolo sarebbe molto impegnativo. Avrà bisogno della migliore tecnologia per resistere alla pressione e alle temperature rigide. Il veicolo dovrà essere grande e composto da molti strati interni. Poiché ci sarà molto vento in quota, il veicolo dovrà rimanere sul suolo il più a lungo possibile. Gli scienziati non sanno molto dell'aspetto della sua superficie, quindi il veicolo dovrà essere in grado di muoversi su superfici solide, liquide e di qualsiasi altro tipo. Avrà anche bisogno di braccia meccaniche per spostarsi sul terreno accidentato e gambe multiple come un millepiedi. Se il veicolo dovesse incontrare qualche ostacolo, potrà usare le sue braccia per farsi strada. La lunga struttura centrale potrà staccarsi e dividersi in parti più piccole per poter fuggire rapidamente. Da cosa non lo sappiamo ancora. Nessun essere umano potrà mai mettere piede fuori, anche se indossa indumenti protettivi. I robot dovranno essere impiegati per testare come il corpo umano può resistere a tali condizioni. Le condizioni su Giove sono ancora più dure di quelle su Saturno, con la macchia rossa che è l'area più pericolosa del pianeta. È un'area estremamente vasta, dove esistono tempeste simili a uragani che durano da anni. Il veicolo assomiglierà a quello di Saturno, ma sarà molto più pesante. Gli scienziati non sanno cosa succede sulla sua superficie, tranne che la pressione atmosferica è molto forte. Il veicolo non sarebbe in grado di muoversi in superficie se dovesse passare attraverso la macchia rossa, quindi dovrà scavare sottoterra e spostarsi nel sottosuolo. Per riuscirci avrà bisogno di un enorme trapano, mini droni e veicoli automatici che possano uscire dal veicolo principale e aiutare con lo scavo e il rilevamento. Una volta sottoterra avrà gambe che lo aiuteranno a gattonare e una gigantesca trivella per andare più in profondità. Molte parti della struttura potrebbero dividersi in parti più piccole per riuscire ad attraversare determinati terreni, ma si potranno ricomporre facilmente. Il posto più folle dove potremmo mandare un veicolo è il Sole. Non potremmo inviare nulla che non sia del tutto automatizzato. Nessun essere umano riuscirebbe ad avvicinarsi neanche minimamente. Il lancio si dovrà fare da Mercurio in una struttura protetta e al riparo dalle rigide temperature. Il veicolo dovrà essere realizzato con le migliori risorse per resistere al calore e ai gas estremi e non durerà più di un paio di minuti una volta giunto nelle vicinanze del Sole. Molto probabilmente assomiglierà a un satellite e galleggerà in giro per fare delle riprese. Inoltre, costerà trilioni di euro, ma ne varrà la pena? Oppure no? Prepara i vestiti, ti trasferisci su Mercurio. La tua missione è scoprire cosa devi indossare lì per sentirti a tuo agio. Allora, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole nel nostro sistema solare. Fa piuttosto caldo lì, circa 427 gradi centigradi, il doppio di quanto può scaldare il tuo forno. Ti serve una tuta termoriflettente come questa. Sembra alluminio per cucinare. La superficie lucida, quasi a specchio, riflette i raggi di calore e impedisce che tu ti cuocia all'interno. Eccoti qui, questa tuta è progettata per arrivare al cuore dei vulcani sulla Terra e può resistere fino a 800 gradi centigradi, il doppio rispetto all'equatore di Mercurio. Oh, e portati una bombola di ossigeno, altrimenti non potrai respirare. E devi legarti dei manubri pesanti alle gambe. Mercurio è più piccolo della Terra e la gravità è quasi tre volte più debole. Quindi devi pesare tre volte tanto per non volare via. Di notte fa molto freddo, perciò la tuta termica va imbottita con materiale isolante. Ma nemmeno questo ti salverà dal freddo, che è tre volte più forte che al Polo Nord. Inoltre, l'atmosfera di Mercurio non ti protegge dalle radiazioni solari come quella terrestre, quindi metterai delle piastre di piombo spesse sotto alla tuta per proteggerti. La cosa migliore da fare comunque è proprio evitare di andare su questo pianeta.
Il prossimo è Venere. Sebbene sia chiamato il gemello della Terra, qui sembra che ci sia uno scenario spaventoso. Un deserto caldo con vulcani e nuvole così dense che si riesce a malapena a vedere il sole. Queste nuvole contribuiscono all'effetto serra, quindi Venere è il pianeta più caldo del Sistema Solare. La solita tuta termoriflettente questa volta non ti aiuterà. La pressione atmosferica qui è 92 volte superiore a quella della superficie terrestre. È come immergersi a 920 metri sott'acqua. L'aria su Venere ti schiaccerà. Per sopravvivere hai bisogno di una tuta ermetica in titanio o di un altro materiale robusto. Sulla Terra usiamo una muta da subatmosferica come questa per resistere all'intensa pressione sott'acqua. È come un mini sottomarino a forma di corpo umano ed è già dotata di una bombola di ossigeno. Sì, l'aria su Venere non è solo irrespirabile, è anche tossica. Il prossimo pianeta è la Terra. Per capire cosa indossare, devi guardare fuori dalla finestra. E ora andiamo verso il satellite della Terra, la Luna. Ci sono già state delle persone e indossavano tute spaziali piuttosto grandi. L'importante è portare una bombola di ossigeno in uno zaino insieme al sistema di supporto vitale. Anche se fa freddo, non c'è atmosfera, è quasi un vuoto e non ci sono particelle d'aria che sottraggono calore al corpo, quindi non ti congelerai all'istante. La tuta deve essere ermetica e mantenere la pressione atmosferica all'interno. Più bassa è la pressione, più bassa è la temperatura alla quale il fluido può traboccare. Nello spazio i fluidi corporei possono evaporare in pochi secondi, meglio evitare. Quindi indossa una tuta spaziale, che tra l'altro ti protegge anche dalle pericolose radiazioni solari. La Luna è indifesa contro di esse e la gravità qui è 6 volte più debole che sulla Terra. Quindi puoi saltare 6 volte più in alto e sollevare 6 volte più peso. Ha senso portare un po' di peso con te, così non ti senti goffo come i primi astronauti. Prossima tappa, Marte. In estate puoi passeggiare da queste parti in pantaloncini e magliette. La temperatura più alta registrata qui è di circa 35 gradi centigradi. Nei periodi più freddi dovresti indossare un maglione e una giacca calda, forse anche due. La temperatura media è un po' più fredda del punto più freddo della Terra, ma la pressione atmosferica è difficile da gestire. È 170 volte più bassa di quanto siamo abituati. Prendi l'altitudine alla quale volano gli aerei commerciali sulla Terra. Moltiplicala per 3 e avrai delle condizioni molto simili a quelle di Marte. Fa freddo e non c'è ossigeno per respirare. Senza una tuta spaziale dureresti al massimo 2 minuti. Quindi su Marte ti servirà sempre una tuta ermetica. Gli scienziati della NASA stanno preparando una nuova generazione di tute spaziali che consentiranno agli astronauti di arrampicarsi, strisciare e piegarsi senza difficoltà. Ti sentiresti un vero atleta sulla superficie di Marte. La gravità è 3 volte più debole che sulla Terra, quindi lì potresti facilmente sollevare un animale delle dimensioni di una tigre. Non dimenticare di fargli indossare una tuta, però. Ora voliamo attraverso la cintura di asteroidi e arriviamo a Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare. Giove è un gigante gassoso, il che significa che non c'è una superficie solida su cui poggiarsi. Anche se ipoteticamente potessi saltare su Giove, cadresti poi fino al centro del pianeta. Immagina di trovarti su una piattaforma appena sopra la superficie del pianeta. La prima cosa che senti è la forza di gravità. È 2 volte e mezza più forte qui. Senti che ti tira giù e riesci a malapena a rialzarti. Beh, direi che sarebbe un'ottima idea equipaggiare la tua tuta spaziale con un esoscheletro per sostenere il tuo corpo e aiutarti a muoverti. Inoltre, fa incredibilmente freddo. Sentirai il freddo a circa meno 145 gradi sulla superficie delle nuvole del gigante gassoso. E a condire il tutto, un vento costante che può raggiungere velocità fino a 1450 km orari, ovvero quasi il doppio della velocità degli aerei commerciali sulla Terra. Questo vento freddo allontana istantaneamente il calore dal tuo corpo, quindi devi dotarti di una tuta spaziale davvero spessa e calda, ma la pressione su queste nuvole è quasi come quella della Terra. Tecnicamente qui potresti anche toglierti il casco, se non fosse per la mancanza di ossigeno e il freddo intenso.
Forse Saturno promette condizioni migliori? Un altro gigante gassoso? La forza gravitazionale qui è quasi la stessa della Terra, quindi nulla limiterà i tuoi movimenti, tranne un'enorme tuta spaziale. Qui fa più freddo che su Giove, e la pressione è circa la stessa di quando sei a 5 metri sott'acqua sulla Terra. Quindi la tuta spaziale non solo ti consente di respirare e stare al caldo, ma mantiene intatti i tuoi timpani. Ehi, tieni duro! Sei stato quasi spazzato via da una raffica di vento di oltre 1770 km/h. Non è insolito su Saturno? Sulla Terra, un vento del genere potrebbe portarti da una costa all'altra degli Stati Uniti in sole 2 ore e mezza. L'unica opzione per riscaldarsi qui è saltare al centro del pianeta. Più ti avvicini al nucleo, più diventa caldo, ma la pressione aumenta a un ritmo tremendo. In pochi secondi anche la tuta in titanio più resistente verrebbe schiacciata. Passiamo su una superficie solida, Titano, una luna di Saturno. È una volta e mezza più grande della nostra e più pesante dell'80%. E la sua superficie è composta da ghiaccio, d'acqua e rocce. La pressione qui è un po' più alta che sulla Terra. Non sentiresti nessun disagio se non facesse estremamente freddo. Titano, infatti, è 9 volte e mezza più lontana dal Sole della Terra. Quindi il Sole riesce a malapena a riscaldare questo satellite. L'aria qui è soprattutto azoto, come sulla Terra, ma non c'è ossigeno. Perciò, senza tuta spaziale, sarebbe impossibile respirare. Sotto la superficie di Titano potrebbe esserci un enorme oceano. La gravità di Saturno riscalda il nucleo di questa luna quanto basta per far sciogliere il ghiaccio, il quale inoltre è molto salato, il che significa che può rimanere liquido anche a temperature molto basse. I prossimi due pianeti sono Urano e Nettuno. Urano detiene il record per il pianeta più freddo del nostro sistema solare, con una temperatura di circa meno 224 gradi Celsius. Bene, portati la tuta spaziale più calda che hai. Dicono che se salti al centro di Urano, la pressione diventa così forte da trasformare l'idrogeno in una crosta di ghiaccio. E se scendi ancora, puoi vederne il nucleo roccioso. Nettuno, a sua volta, detiene il record per i venti più forti del sistema solare. È un gigante di ghiaccio, proprio come Urano, quindi stesso dress code. Una tuta spaziale super calda, una bombola di ossigeno e un sistema di riscaldamento. Finora ancora non esiste una tuta spaziale per sopravvivere sui giganti gassosi. Comunque, se dovessi arrivare al centro di Nettuno, scopriresti quanto è caldo. La sua temperatura è quasi la stessa della superficie del Sole.